Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova diretta su Reali del Bruco. Questa sera, come avete letto nel titolo, sarà speciale perché parleremo, insomma, il tema Halloween, cioè cose spaventose, creepy, um, davvero ci sorprenderà e per una puntata così imprevedibile potevamo avere solo un ospite altrettanto imprevedibile, un ospite... Che nelle puntate precedenti, nelle date precedenti, ci ha fatto saltare sulla sedia un sacco di volte. Quindi lo, lo facciamo entrare subito perché abbiamo una serie di immagini strepitose da far vedere. Quindi, buonasera, Alfredo Lissoni, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Buonasera, eh, mettere di Dracula allora. <ride> Eh. Allora ben ritrovato, bentornato sul nostro format. Mi sta avvenendo voglia di scrivere un libro solo per avere una presentazione fatta da Elisabetta, perché fatte così viene <ride> la voglia, ah, ah, Francesco. cioè Se me lo dicevi che ti travestivi da Halloween, mi travestivo anch'io. Ah, ah no, ah no, è la tua faccia ah, scusa. <ride> vabbò, andiamo avanti. Pensavo di una Sì, sì va avanti. bene, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. <ride> io allora... non posso dire niente è una battaglia persa, è una battaglia persa, non ce la possiamo fare. <ride> allora, mh, torniamo alle cose serie. Allora, abbiamo anche un libro di riferimento questa sera, che io ce l'ho Digitale, eh, Francesco, fai vedere magari la copertina così eh, mostriamo eh, il libro. La devo caricare. Allora, ho caricato tutte le immagini. Vabbè, lo Allora, intanto do il titolo: do il titolo. Eh, Ecco, esatto. esatto. Colonia no. terra adesso magari, adesso e magari. gli extraterrestri. Non c'è problema, guarda, tanto adesso lo recuperiamo. Sì, eh. eh perché? Perché Alfredo, in tutta la sua miriade di libri che ha scritto, super interessanti, ha trattato anche dei temi che eh, rientrano perfettamente esatto, nell'argomento eh, nell di questa sera. Poi ne vedremo fuori altri, eh, però questo diciamo che a noi che ci piace no, mettere sempre a disposizione un, un testo per approfondire, questo sicuramente è interessante perché sappiamo che la festa di Halloween è comunque strettamente legata ai Celti, poi magari ne parliamo. E allora, Alfredo, grazie di essere qui, davvero, <ride> sono entusiasta, so che eh, stasera non so neanche se dormirò dopo le cose che ci dirai, speriamo che vada tutto bene, che non ci siano dei boicottaggi, speriamo, vediamo. <ride> Sa ah, lo sai, eh? sai che noi siamo a rischio, lo sai che siamo a rischio. Comunque... Sì, eh? Eh, così anche per stuzzicare un po' la curiosità di Francesco, che so che a lui piacciono questi temi, partiamo eh, con appunto coi celti o comunque con l'antichità. Perché, come tu ci hai raccontato anche in altre occasioni, eh, sappiamo che il nostro pianeta viene visitato da tempo immemore o comunque secondo un filone di pensiero. Eh, no? Siamo visitati da tantissimo tempo e, e quindi cosa c'entrano i Celti in tutto questo? Cioè, perché eh, loro sono così. Hai ritenuto di dover raccontare nel libro qualcosa su questa popolazione? Per un motivo molto semplice, io mi sono occupato di tutte le altre culture, eh, ho parlato de, dell'Islam, degli ebrei, della Bibbia, dell'India, eccetera, eccetera, ma nessuno scrive mai dei Celti. C'era un vecchissimo libro di due francesi, scritto tanti anni fa, ma con delle argomentazioni che lasciavano un po' il tempo che trovavano. I Celti sono, sono state una popolazione molto particolare. Eh, se volessimo vederla da un punto di vista militare, era il posto migliore dove qualcuno avrebbe potuto nascondersi eh, senza dare eccessivamente nell'occhio. Perché? Perché i Celti eh, non usavano la scrittura, o se l'hanno usata non è rimasto niente, perché quando sono arrivati i primi missionari cristiani hanno distrutto tutto. Eh, quindi non avevano una tradizione scritta, ma unicamente orale che veniva affidata ai loro sacerdoti, che erano i druidi. Erano anche un popolo di spacconi, crapuloni, insomma si divertivano molto a spararle grosse, per cui se qualcuno avesse voluto nascondersi fra di loro e mostrarsi lo avrebbe potuto fare benissimo. Infatti se noi prendiamo la storia dei Celti, che è un casino tremendo, eh, perché gli storici non sono riusciti a capirci niente, nella storia dei Celti ci sono cinque diverse invasioni di strani popoli eh, che non si spiegano. Uh, I Celti vedevano cose strane nel cielo, cose luminose che loro chiamavano loiger uh, Demnachda, uh, un termine stranissimo di cui non conosciamo il significato. Uh, quando sono arrivati i cristiani, hanno detto: Ah, questi loiger cosa sono? Uh, le navi del demonio. Quindi, già lì abbiamo capito come è andata a finire. Questo è il termine che è stato usato nel 1161 negli uh, Annali dei Quattro Maestri, che erano uh, in pratica. Uh, dei missionari cristiani che hanno cercato di salvare a modo loro la tradizione dei Celti. I Celti cosa facevano? Erano un popolo stranissimo perché loro mh, non costruivano palazzi ma vivevano in fortificazioni in legno, in villaggi molto semplici, eh, erano molto litigiosi, si facevano la guerra. Il bello è che gli storici non riescono ad adattarli perché eh, noi sappiamo che si sono spostati dal nord delle Alpi andando verso l'Italia, la Spagna, la Britannia, sono arrivati addirittura in Turchia, eh, in Irlanda anche. Eh, Solo che in Irlanda ci dicono che eh, c'erano dal uh, 500 a.C. e più o meno quello dovrebbe essere il periodo anche di altre località. Solo che i Celti, come loro religione, che era una religione naturale, loro erano in mezzo alla natura, veneravano il vischio, veneravano eh, gli alberi, eccetera, ma costruivano dei giganteschi eh, cromlech. quindi... Insiemi di eh, giganteschi pietroni che potevano essere o singoli o in fila o con un pietrone centrale al di sopra, quindi si chiamava Cromlech eh, eh, sotto una camera funebre. Il problema è che, per esempio, il, il più famoso dei Cromlech, che è quello di Stonehenge, ha 4000 anni. Allora, se i Celti sono comparsi nel 500 a.C., com'è che le loro costruzioni hanno eh, 4000 anni? Questa è già una cosa che non si riesce a capire. C'è anche un, eh, ci sono una serie di eh, riferimenti ufologici continui, eh, Si vediamo pure le immagini in sequenza. Questa è la croce celtica, eh, qui sono arrivati i cristiani, e quindi al simbolo celtico ci hanno messo la croce. Eh, e questo è la, il culto dei morti che avevano i Celti, perché loro esorcizzavano la morte in questo modo. Anzi, diciamola tutta, la festa di Halloween, che loro in realtà chiamavano Samhain dal VI secolo in poi, e qui in Nord Italia Samonios era in realtà l'inizio del loro anno, era il loro capodanno, eh, Saben voleva dire fine dell'estate, ma era una festa della morte, ma non nel senso come la intendiamo loro, cioè noi, era un rinnovarsi eh, dall'estate all'inverno, eccetera, eccetera, quindi la natura che si rinnovava. E loro costruivano queste cose, in teoria non potevano averne le conoscenze, perché questo è Stonehenge che è... Un osservatorio astronomico a cielo aperto, un calendario che ti indica i solstizi, gli equinozi, eh, quindi veniva utilizzato per conoscere la posizione del Sole, delle stelle, eh, eccetera. Da dove avevano preso questa eh, conoscenza? Per giunta, attorno a queste strutture c'erano continuamente, ci sono tuttora, avvistamenti UFO, comparivano i cerchi nel grano e compaiono tuttora, si sentivano degli stranissimi boati che non si riescono a eh, spiegare. Eh, ce n'è un altro, per esempio, un altro sito megalitico che è quello di Callanish, dove la tradizione, la leggenda dice che è abitato da uno spirito benigno che compariva unicamente per il sostizio d'estate. Ecco, la cosa curiosa è che i fenomeni più strani, quelli che noi oggi chiamiamo ufologici, erano sempre in correlazione con solstizia ed equinozi, questo è sempre Stonehenge, e lì compaiono tranquillamente i cerchi nel grano. Una buona fetta dei crop circles che sono comparsi in quell'area sono tutti orientati verso Stonehenge. Eh, ecco qua, ne vediamo diversi altri. Questo è curioso perché, appunto, ci sono i boati, eh, ci, i sensitivi quando si recano in queste, in queste zone tipo Stonehenge avvertono delle situazioni particolari. I pendolini si mettono a muovere, eh, a muoversi da soli. C'è stato il caso di un eh, sensitivo italiano che, quando è andato a Stonehenge, dice di aver avuto una visione le anime dell'aldilà che andavano nell'altra dimensione, proprio sopra Stonehenge. Tanti dicono che Stonehenge fosse la porta. Per un'altra dimensione può darsi, perché è successa una cosa stranissima, ad esempio, una volta: una cantante americana che si, chiamava, che si chiama Norma Green era a bordo della sua auto con degli amici. A un certo punto, un ufo l'ha presa e lei si è trovata dentro. Stonehenge quindi teletrasportata lì. Uh, qui vediamo mm. immagini di strane luci che sembrano disegnare i grigi sopra queste pietre. E poi c'è anche un altro episodio molto particolare, mh, perché c'è stato un celeberrimo caso di rapimento UFO negli Stati Uniti, il caso di Betty andriasson che a un certo punto eh, sotto ipnosi parlava una lingua stranissima che nessuno capiva. Alla fine si è scoperta, ce n'è voluta, che parlava in Gaelico, quindi la, una delle lingue dei Celti, eh, e diceva delle frasi stranissime: cioè, che i popoli del nord, come si definivano i Celti, erano preoccupati perché volevano tornare eh, e eh, chiedevano il benestare della madre. Ora, questo è curioso perché eh, i Celti veneravano una sorta di trinità che erano le tre madri. Ora, quando questa signora, che è morta poco tempo fa tra l'altro, Betty Anderson, che sosteneva di aver canalizzato un alieno a nome Quagza, ha raccontato questa cosa e finalmente un linguista ha identificato la lingua in cui parlava, cioè lei ovviamente non parlava il gaelico, anzi sfido a, a trovare qualcuno che lo parli, a meno che sia un professore di lingue antiche, e beh, c'è rimasta, c'è rimasta lei, ci sono rimasti gli ufologi che hanno seguito il caso, eh, che eh, è molto famoso, e poi ce n'è ce n'è per tutti i colori perché eh, nei siti celtici, come dicevo, si vedono gli UFO. Non so, per esempio nel 1976 c'è stato un caso stranissimo. Era una signora che si chiamava eh, Joyce Bauer che era in macchina con un amico nella zona di Winchester. A un certo punto la macchina si è bloccata di colpo. Lei ha guardato fuori, ha visto un, un disco volante proprio sopra la macchina, un oggetto a forma di fuso. Era molto vicino, tant'è che riuscì a vedere gli oblò e dagli, negli oblò c'erano delle figure che le, guard, che le guardavano lei e questo signore, figure che sono scese. Uno di questi ha fatto il giro attorno alla macchina quindi lei l'ha potuto guardare benissimo. Aveva una tuta molto aderente, dice che aveva gli occhi rosa eh, senza pupilla. Eh, sono stati, tranquilli, non sono stati aggressivi. Quando se ne sono andati, la macchina ha ripreso a funzionare. E poi. Eh, le località celtiche come nel caso della Gran Bretagna, soprattutto la Gran Bretagna, eh sono dei centri particolari dove gli UFO si vedono continuamente per esempio eh, c'è la zona di eh, Moel dove ci sono dei megalitili si sentono, quindi siamo in Galles si sentono continuamente dei boati eh, oppure mh, in Galles c'è un triangolo un triangolo degli UFO che tocca a tre località che sono Swansea, St. Davis e il Galles centrale e ecco lì gli ufologi hanno contato almeno 50 avvistamenti UFO negli ultimi anni qui stiamo vedendo una panoramica andiamo pure veloci se volete, perché questi sono tutti UFO eh, sopra Stonehenge, visti, filmati, guarda caso, compaiono soprattutto durante i solstizi e durante gli equinozi. Poi andremo un po' a fondo di questa cosa, eh, se, se volete. Eh, e qui sono le altre località, come Karnak, dove compaiono tutte le tipologie, il triangolo volante, l'oggetto a forma di fuso, il disco metallico diurno, e questo, sempre a Callanish, ci sono queste strane raffigurazioni di questi omini col testone che insomma, gli archeologi non riescono a spiegare in maniera convenzionale. Uh, se vuoi, andiamo pure avanti perché, tanto, qua di carne al fuoco ce n'è tantissimo. Ora il bello che, ecco, questo era il dio Cervo Cernunnos dei Celti che veniva raffigurato così. però vediamo l'immagine dopo perché, quando si toglieva la maschera, eh, il dio dei Celti era una cosa un po' più diversa perché mm -hmm. aveva questo, questa faccia allungata con questi occhioni che ricorda tanto la tipologia dei grigi. La cosa curiosa, è, come dicevamo prima, è che. Eh, i celti in Irlanda raccontano di cinque diverse invasioni. La prima è stata quella dei Fomori che erano degli esseri giganteschi eh, il nome più o meno significa sotto il mare, eh, quindi erano venuti dalle acque. Questo è il caso di Betty Anderson di cui abbiamo detto prima, la vediamo qui col marito eh, e vedeva arrivare questi esseri col testone che ricordano un po' quelli che abbiamo visto scolpiti nella pietra che tra l'altro si muovevano in una maniera stranissima, quasi a scatti ecco bravo, perfetto, si avevano a scatti e anche ondeggiando, che è una cosa che poi nei casi di rapimenti UFO abbiamo constatato più volte. E allora, in Irlanda c'è stata la prima invasione dei Fomori, siamo nel 2300 a.C., quando ancora ufficialmente i Celti non c'erano, ma evidentemente c'erano, visto che è rimasto il ricordo, però anche qua eh, gli archeologi non sono d'accordo e litigano. Eh, erano chiamati il popolo delle teste rotonde, erano giganteschi, avevano un occhio solo, uno di questi era eh, Balor, il gigante, che sparava un fascio di luce tipo eh, ciclope di X-Men eh, e combattevano... Delle sanguinose battaglie eh, sia in Irlanda che in Britannia e a un certo punto venivano chiamati il popolo di Teste Rotonde, e si sono scontrati con un'altra popolazione arrivata poco tempo dopo, che erano, eh, sono stati ribattezzati Partolon. Allora, qui c'è un problema perché, ovviamente, siccome non abbiamo testimonianze scritte, mh, questi partolon, allora la scienza ufficiale ti, ci dice che questo partolon eh, è un riferimento a San Bartolomeo, non c'entra assolutamente niente, questa è la chiesa che ha tirato fuori questa ah. storia, in realtà il nome originale... Doveva, essere, doveva suonare come popolo del mare, quindi il popolo di sotto il mare, i giganti di sotto il mare contro il popolo del mare se la sono data date di santa ragione. Eh, era il 2578 a.C., I Fomori eh, hanno perso, sono stati cacciati e questi partoloni, poi sono morti in realtà per una pestilenza perché. Posso essere cattivo? Forse non erano abituati ai virus della terra, dopodiché sono stati sostituiti dai loro. Sono complottista, sono complottista. Eh, <ride> son complottista, son complottista. Eh, ma guarda, ti devo dire eh, allora, quando uno chiede a un archeologo: ma chi sono i fomori? E chi sono i Partolonti, dicono: Beh, ma i fomori saranno stati vichinghi. Cioè, i vichinghi, i vichinghi? Cosa c'entrano i vichinghi? Eh, e, e gli altri i, fe, i cristiani fedeli di San Bartolomeo, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè chi ce li porta in quel periodo. Fatto sta che arrivano questi nemediani che a un certo momento so diventano schiavi di questi titani, dei fomori, tant'è che una volta l'anno dovevano dare un bambino, offrirlo in sacrificio ai fomori. Qui la Chiesa ha fatto una cosa vergognosa, adesso cominciamo un po' a spaventare le persone, perché dicevano sono sacrifici umani e avveniva il giorno di Samhain, cioè di Halloween. Ora mm -hmm. gli americani che hanno trasformato... Che hanno cambiato il nome, Halloween, cioè la festa di tutti i santi. No? i santi non c'entravano niente, eh, come abbiamo detto, era una festa della morte, ma intesa in, come un ciclico rinnovamento delle stagioni. Eh, veniva offerto questo bambino ai Fomori e i Fomori li portavano nelle isole felici, o nella terra dei morti, nel regno dei morti. Ma il regno dei morti per loro non era l'aldilà, come lo intendevano i cristiani, come l'hanno voluto intendere i cristiani, ma era un posto felice lassù nel cielo dove questi bambini venivano istruiti veniva data loro la conoscenza quindi qualcosa di più non era un sacrificio umano era un addestramento una scuola galattica se vogliamo dopo questi sono arrivati degli altri titani che venivano chiamati firbolg che hanno fatto un po' tabula rasa di tutti gli altri e poi la quarta invasione ma questi sono gli storici eh, Cristiani che la chiamano invasione, che è quella del 1897 a.C., i Tuata de Danan, che erano degli esseri stranissimi, molto belli, che scendevano da degli apparecchi scintillanti, eh, venivano chiamati il popolo di Don, Lis Don, non Lison, ma Lis Don. E anche qui l'ennesima traduzione sbagliata e voluta, cioè Lisdon è vero che voleva dire il popolo di Don, dove Don era un personaggio, un loro progenitore, ma indicava anche la costellazione di Cassiopea. E questo ecco. è un pochino curioso. Soprattutto si mostravano in due sole occasioni questi signori che scendevano con queste, da, da questi oggetti scintillanti, il primo maggio che era la festa celtica di Beltane, e il primo novembre, cioè ad Halloween per la festa di Samein. Allora è curioso perché questi portali che permettevano loro di scendere si aprivano unicamente in queste feste. Quindi il problema è, è nato prima l'uovo la gallina, cioè le feste sono state inventate perché in quel periodo arrivavano gli dei e quindi anche gli stessi cromlech, eh, quindi Stonehenge e compagnia Bella, sono stati costruiti per sapere quando sarebbero arrivati o è un caso? Ora francamente in archeologia il caso eh, non c'è. E poi l'ultima invasione è quella dei Feiris eh, o Lepricauni, eh, che erano, insomma, facendola breve, eh, quelli che l'ufologia chiama i Chupacabras, quindi questi esseri mostruosi e, e aggressivi. Ora, la cosa... Eh, Curiosa di tutti questi racconti, ecco, eccolo qua: questo è un avvistamento che c'è stato in Sud America negli anni 60 di questo gigante monocolo che non è né più né meno che la, la raffigurazione celtica del, di uno dei fomori. Eh, di Balor dall'occhio scintillante, la cosa curiosa è che quando beh, fermiamoci un attimino con le immagini, magari quando quel signore è sceso dal disco volante eh, bloccando un, un camion eh, ha inseguito il camion per un certo periodo e ha sparato da quell'occhio un fascio di luce. E il testimone ha raccontato di aver sentito un, un bruciore fortissimo, un caldo fortissimo. Mm. La cosa strana è che i Celti raccontavano esattamente la stessa cosa: l'occhio di Balor, che quindi era una arma tutti gli effetti, produceva esattamente questo fenomeno. Ora, purtroppo noi non abbiamo le testimonianze scritte, ma tutte le storie dei Celti, al di là del, del fatto che facessero gli spacconi quindi tendevano a ingigantire le cose, eh, erano pieni di questi personaggi strani. C'era un eroe locale che era Cucciulain, che solcava il cielo su un carro volante, c'era il dio Mog che aveva una ruota di luce. Eh, tra l'altro Cucciullain quando combatteva, perché poi in queste lotte che ci sono state fra, beh, diciamo, chiamiamoli col loro nome, fra alieni di diverse tipologie, eh, quindi fra i titani e tutti gli altri, gli umani, i celti, hanno preso parte. E per esempio, l'eroe Kuchulai aveva una strana lancia che gli era stata fornita ovviamente dagli dei, che quando non veniva utilizzata lui doveva lasciarla in acqua per raffreddarsi. Questo è curioso perché fa venire in mente un generatore laser che ha bisogno di essere refrigerato eh, dopo l'uso. Sì, sì, sì. Eh, sì. E allora, mh, il discorso di fondo è che succedevano queste cose. Eh, c'erano anche dei rapimenti di persone che venivano portati in queste isole felici, soprattutto quelli che venivano portati via dall'Irlanda. Uno di questi è Ossian, che poi ha dato il nome anche a una saga eh, di eroi. Eh, la cosa curiosa è che quando queste persone eh, tornavano, invecchiavano di colpo. Quindi un giorno corrispondeva a cento anni. Eh. Eh, cioè, loro dicevano di essere stati lì un giorno, quando tornavano qui erano passati cento anni. Questa è una cosa che ha fatto impazzire la Chiesa, perché poi hanno scoperto che c'erano stati degli altri casi che avevano riguardato sacerdoti cristiani che si erano recati in quelle zone. Eh, e non riuscivano a spiegarselo. Per esempio, c'è la storia di Fra Felice, che era un monaco del 1300, un monaco tedesco. Anche lui era stato portato via in cielo, eh, e quando è tornato, aveva scoperto che era passato un secolo. Un altro era Sant'Amaro. Eh, questo era del 1400, anche lui ovviamente è a quel tempo per... delle relazioni di Einstein, non se ne aveva idea. <ride> Diciamola in maniera diversa, questo Sant'Amaro dice che è stato via 200 anni, allora il discorso è che chi andava nelle cosiddette isole felici, chiamiamola altra dimensione, eh, per lui passava un giorno, per i terrestri eh, esatto. ne passavano, passavano 100 eh, esatto. anni. Questo è curioso perché allora se stiamo a fare i conti rispetto a quando sono spariti i Celti è eh, vero. Eh, per, per gli dei, Tuata De Danan e tutti gli altri Fomori, compagnia Bella, che portavano eh, gli umani in quest'altra dimensione, eh, per loro di tempo ne è passato pochissimo, effettivamente. Perché ogni, noi spesso quando andiamo in televisione sentiamo sempre questa cosa, eh, questo ritornello del ma viste le grandi distanze, come fanno a venire fin qua? Non ce la potrebbero fare. Ma se stiamo parlando di dimensioni parallele... Di portali che venivano aperti proprio da, da, da queste costruzioni megalitiche come Stonehenge e Company, e in quell'altra dimensione il tempo scorreva molto più lentamente. Tant'è che questi personaggi potevano passare. Dirò di più. Eh, quando è arrivata la chiesa, siccome ha considerato tutto ciò diabolico, ha cominciato a distruggere tutti i simboli celtici, ad abbattere gli alberi sacri, ad abbattere eh, i dolmen e i menhir. Eh, ecco, questa cosa, tra l'altro, è molto curiosa perché è la Camminata dei Giganti, il selciato dei Giganti che si trova in Irlanda a Portage. Eh, sono queste pietre perfettamente eh, circolari. E, e le popolazioni dell'epoca dicevano e eh, l'hanno costruito i giganti versione ufficiale ma no sono pietre laviche che sono state sagomate dall'acqua e dal vento ma sono strutture gigantesche quindi eh, mm. eh, so, sono le tante sfide che vengono lanciate alla scienza eh, per esempio que questa tipologia che corrispondeva ai Feiris della quinta invasione dell'Irlanda eh, sono identiche a, a a certe testimonianze UFA, a certi umanoidi, questo è il caso di, eh, della famiglia Sutton che in America fu assediata da una serie di questi esseri quando il capo famiglia terrorizzato uscì fuori di casa. Eravamo negli anni 60, uscì bracciando un fucile, sparò uno di questi esseri che cadde a terra, poi si rialzò come se niente fosse e schizzò via. Versione ufficiale del governo americano che aveva studiato il caso con il progetto Blue Book eh. erano delle scimmie scappate da un circo. <ride> Ora, tra le scimmie, i vichinghi, il vento, ma è possibile che non ha? Ma non ce l'avete un addetto stampa un po' intelligente che vi dica che, che si inventi un, una spiegazione un po' più credibile? Che non queste cretinate? Eh, eppure, vabbè, è successa questa cosa. Se voi vediamo pure delle altre immagini, sì, assolutamente. Eh. Ecco. Eh, questi famosi nanetti, anche questi erano questa tipologia che eh, si vedevano presso i Celti, per cui è nata tutta la mitologia del piccolo popolo, eccetera, eccetera. Questo però è un caso in, in, uh, in Finlandia, in Miarvi, dove due sciatori del eh, secolo scorso entrati in un bosco si sono trovati. Questo esserino che, se fosse stato visto all'epoca dei Celti, avrebbero detto che era oh, un folletto. Però questo aveva una scatola in mano, un strano cappellino e usciva da un disco volante. Per cui i racconti sono sempre gli stessi. Eh, Cambia ovviamente nel contesto storico la, la definizione che noi ne diamo. Vediamone pure un'altra. Se eh. vuoi, se volete. Eh... Ecco, sempre nella mitologia celtica c'era il racconto dei nani barbuti che si vedevano tranquillamente anche come in questo caso in Sud America negli anni 60, che rapivano le persone, le portavano a, a bordo, cercavano di comunicare e tra l'altro in questo caso in questo disco volante c'erano pure delle raffigurazioni di animali terrestri eh, che venivano proiettate sul muro, quindi qualcuno ci stava osservando, lo faceva in passato e ha continuato a farlo anche eh, nel 1900. Ora cosa è successo nel secolo scorso? Quando nelle regioni dei celti, in Gran Bretagna, in Irlanda, eccetera, sono arrivati appunto i missionari cristiani, animati da tanta fede, tanta bontà, hanno distrutto, eh, hanno abbattuto tutti i megaliti e eh, le varie divinità, Ituatade Danan e gli altri non si sono più visti. Sono ricomparsi a partire dagli anni 40 quando è esploso il fenomeno UFO e quindi li abbiamo chiamati in un altro modo alieni, perché cos'era successo negli anni 40? Eh, gli archeologi avevano cominciato a ricostruire i siti megalitici dei Celti, quindi una volta ripristinate le pietre sarà soltanto un caso, ma guarda caso gli dei sono ritornati in massa a farsi vedere. Quindi è, è successa mm. questa cosa molto allora, particolare. Allora, questo passaggio mi preoccupa particolarmente però lo riprenderemo <ride> eh sì, eh no, eh, lo riprenderemo alla fine della tua esposizione. Volevo approfittare anche delle tue conoscenze teologiche stasera. Andiamo avanti, però. <ride> ai ai ai! Ditevi voi, volete farmi qualche no, domanda? No, 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 no Volete vai, farmi vai, qualche vai. domanda? No, vai, vai, continuiamo che è molto eh, straordinariamente interessante questa ricostruzione che stai facendo. Ci andiamo eh, a sì. vedere quelli, qualche altro... <ride> E Elisabetta aveva ragione, sarebbe stata una no. serata. E poi adesso uh. qui ci sbizzarriamo perché se andiamo a vedere le aree celtiche, non più dell'Irlanda, eh, tra l'altro per inciso, eh, quando sono arrivati, quando è arrivato l'impero romano ha conquistato la Gallia, ha conquistato tutti i territori dei Celti, tranne non quello di Atelic e Obelix, ma l'Irlanda e parte della Scozia. E hanno conquistato anche la Gran Bretagna. In Gran Bretagna c'è una sorta di triangolo delle Bermuda, proprio eh, se, se guardiamo la cartina della Gran Bretagna, diciamo eh, nel lato eh, di eh, sinistra, un triangolo particolare dove ci sono continuamente incidenti di navi, dove un esorcista come Donald Oman, che ha scritto... Anzi, l'ha scritto Mark Alexander, ma che ha raccontato a un giornalista eh, la sua storia eh, da esorcista: e beh, ne succedevano di cose strane. Lui sentiva un odore particolare che chiamava la bava di Satana, proprio di fronte alla, a, alla costa inglese, ed era lo stesso odore che sentiva quando esorcizzava i posseduti. Diceva che in quell'area c'era il bar, che il cane infernale. Eh, e ovviamente c'erano anche tantissimi avvistamenti UFO. Andiamo pure avanti con le immagini perché qua ci possiamo sbizzarrire su questa cosa perché è un, una liaison, un legame fra eh, eventi UFO e eh, fenomeni strani. Stiamo parlando anche di un'area un che è famosa per il mostro di Loch Ness. Il problema è che il mostro di Loch Ness non è mai stato... Eh, eh, ed è una leggenda che risale a, a, almeno al 500, non 1500, ma 500 d.C. Per cui, cioè, come fa questa creatura, che è stata comunque segnalata da tantissime persone a essere ancora viva, quantomeno, non devono essere due, maschio e una femmina, per eh, riprodursi. riprodursi, però, eh. cosa hanno fatto è. Però cosa hanno fatto tanti scienziati? Si sono recati a Loch Ness con dei sonar e eh, in diverse occasioni, già a partire dagli anni 60, hanno, nel 1968 è stato Gordon Taker che col suo sonar ha captato tre enormi sagome, diciamo così, che si muovevano nelle acque torbide del lago, sotto le acque torbide. Tant'è che negli anni 70 alcuni ufologi hanno ipotizzato che il mostro di Loch Ness non fosse in realtà una creatura, ma un ufo sottomarino. Quindi poteva essere anche questa cosa. Eh, andiamo pure avanti con le immagini e, e ci e, e divertiamo. Eh, vai, vediamo pure le eh. prossime. Ok, Loch Ness, anche lì, zona di continui avvistamenti UFO, quindi la, la teoria del mostro che non è un mostro ma che è qualcos'altro, non è poi così campata per aria. Vediamo, ecco qui ancora filmati degli ufo che si nascondono tra le nubi Questo e poi c'è la storia del cane infernale che ha ispirato un sacco di film il, re, il reverendo oman diceva che lì ma non lo vedeva solo lui lui l'ha visto ma l'hanno visto un sacco di persone c'era un cane infernale che compariva e scompariva lasciando una puzza di zolfo terrificante andiamo avanti eh, e questa storia era talmente diffusa e conosciuta che addirittura sir arthur conan Doyle ci ha fatto un romanzo eh, la, il mastino di baskerville Andiamo pure avanti. Ah, ancora avanti, è bello che questa cosa veniva segnalata già nel 1500. Infatti, que questi sono i foglietti che venivano divulgati all'epoca delle persone che, appunto, vedevano questa creatura misteriosa. Andiamo ancora avanti, creatura misteriosa che non era frutto di fantasia perché lasciava questa è del 1900, mm. proprio de delle. De, dei graffi, delle, delle unghiate bestiali sulle porte delle case, quindi la gente si eh, chiudeva dentro. E questo invece è un, è un caso della fine degli anni Ottanta, il misterioso animale della zona di Baskerville, quando la polizia si è lanciata a, a, nella contea di Exmoor Ex Ex sulle tracce di questo essere che tutti vedevano e che, guarda caso, sterminava gli animali, quindi il discorso delle mutilazioni animali di cui abbiamo già parlato, eccetera, eccetera, e ecco, come al solito non sono mai riusciti a prenderlo. E poi, dicevo, quella è un'area di disastri, di, di, di navi che eh, spariscono, al... addirittura che naufragano. Questa eh, è l'Area al... che ha creato, tra l'altro, un disastro ecologico tremendo, sì. Eh, ti chiedo una cosa, sì? lo Zolfo, eh, sappiamo sì. che in chiave, diciamo così, eh, cristiana, cattolica, Sappiamo che è associata appunto al, ai diavoli, al diavolo, ai demoni. Sì. Ma in chiave ufologica, che significato può avere questo odore di zolfo? A che cosa può essere associato? Allora. Non è zolfo, ma è l'odore tipico puzzolente come lo zolfo della ozonizzazione dell'aria. Quando un disco volante compare, soprattutto scompare, lascia questo odore fetido perché evidentemente innesca una reazione nell'aria. C'è stato un, um, un ingegnere Renzo Boscoli, eh, lui è agli UFO non ci credeva. Poi ne ha viste una serie informazioni una sera che eh, in Emilia si trovava fuori con gli amici. Ha notato una serie di cose per poi, essendo un tecnico, eh, lui le ha notate, le ha capite. Cioè, che l'UFO passava dal rosso all'arancione, una cosa che si, si vede in tantissime fotografie di UFO: che è il tipico effetto del, di una scarica elettrica ehm, che trasforma l'idrogeno in elio. Quindi lui ha detto, gli UFO a questo punto utilizzano qualcosa di simile alla fusione nucleare fredda, eh, per raffreddare i motori devono utilizzare eh, qualcosa che poi produce del ghiaccio chimico, ricordate quando c'erano le piogge di ghiaccio, no? questi blocchi di ghiaccio che piovevano dal cielo, e produce questo odore fortissimo di, di aria eh, ozonizzata, di ozono in pratica, eh, che in passato può avere dato l'astura proprio al, al discorso del diavolo. Quindi chi sentiva certo. questo odore diceva, Ma questo è, è, è lo zolfo del diavolo. Andiamo problema. Andiamo ecco. Andiamo. Ecco, allora dicevamo che sempre nel triangolo maledetto, che tutti parlano, anzi, non ne parlano più del triangolo delle Bermuda. Peccato perché degli incidenti ci sono ancora. È vero che adesso abbiamo delle strumentazioni migliori, per cui gli incidenti che si possono spiegare naturalmente vengono evitati. Eh, ne succedono ancora lì, e succedono anche eh, di fronte alla Gran Bretagna. E questo è materia per la nostra Elisabetta, il caso di Emityville. Vuoi che lo tocchiamo subito? O, o, o cosa ah, vuoi fare? Io, dimmi, dimmi tu se, se hai qualcos'altro da aggiungere a quello che hai detto finora, attendiamo, se no, passiamo subito a questa cosa veramente molto interessante. Dimmi tu. Sì. Allora, una cosa soltanto vi dirò perché, perché eh, io in quel libro Colonia Terra ho stabilito un, un legame fra eh, non i Celti, ma i loro dei, chiamiamoli così, che venivano in Irlanda e non solo in Irlanda, e ho detto che erano alieni. Perché eh, non soltanto il discorso di Cassiopea, quindi per ognuna di queste strane divinità, di questi strani esseri c'era un pianeta diverso, una costellazione diversa, ma per esempio eh, i Celti avevano una figura che era Melusina. que era la... l'ha trovata anche in tante chiese eh? e in pratica è una, viene raffigurata come una sirena con due code, eh, che ha una spiegazione psicologica, che si rifà i culti in cui le donne per la fertilità si, insomma, si mettevano in una certa posizione, ha portato il simulacro del Dio e loro speravano di restare incinte. Eh, ovviamente sono state usate le due code per le, renderlo un po' meno piccante, in realtà Melusina, per chi non ce l'ha presente pensate che ne so alla, eh, alla Starbucks, Caffè della Starbucks ha come simbolo la, la sirena con due code, era una yeah. divinità dei Celti, e, e si diceva che veniva da Venere, tant'è che eh, gli studiosi di mitologia l'hanno messa in relazione con Morgana, la famosa Morgana dei racconti Fate, certo. Arturiani, eh, il cui nome, tra l'altro, viene da Mor, che vuol dire forte e gan Brillante. Allora, forte e brillante. Che, che stella era? Era Venere quindi ecco perché il legame con Melusina o oh, è arrivato il gatto perché quando si sente parlare di queste cose anche la gatta arriva eh, e probabilmente vuole da mangiare e poi invece allora visto che gatto hanno fatto questa campatissima per aria relazione con il diavolo, non è vero il gatto non, è assoluto, non porta sfortuna anzi porta tanto benessere tant'è che per esempio in Cina e in Giappone eh, è simbolo di fortuna, c'è cioè proprio il, il gattino che saluta eh. che porta fortuna eh, gli egizi li, allora, veneravano, li, eh sì, li veneravano li mummificavano li veneravano, insomma c'era anche una divinità e magari i gatti non erano tanto contenti di essere mummificati, comunque sì, c'era anche questa <ride> cosa <ride> e allora... Mh, eh, noi prima parlando del reverendo Donald Oman abbiamo fatto una piccola liaison fra UFO e diavolo. Devo dire, non so se posso farlo vedere, perché io in passato ho fatto questo ah. libro, Ufos. UFO passaporto sì. per l'inferno, eh. eh, sì. che ovviamente agli ufologi no, non è piaciuto, però... Allora, noi non possiamo negare che, eh, allora, in primo luogo, c'è una ufologia che non viene seguita in Italia, ma che ha ah, vasta eco in America e in Francia, che è l'ufologia detta parafisica, che non dice che gli alieni vengono da pianeti più o meno lontani da noi, ma da dimensioni parallele alla nostra. Un tempo queste cose sembravano corbelleria, adesso la scienza dice che invece probabilmente esistono multiversi comunicanti, dimensioni parallele, cioè non è più tanto fantascienza e gli studiosi di questo genere di ufologia parafisica dicevano attenzione perché le apparizioni di spettri, le apparizioni di fantasmi, eh, gli strani globi che compaiono e scompaiono e che vengono immortalati nelle fotografie come gli ormi, o eh, che compaiono durante le sedute spiritiche eh, sono tutte manifestazioni di qualcosa che viene da una realtà parallela. Sì. Ovviamente si è creato anche un filone guidato da, da, dalle chiese, i protestanti che vedono il diavolo dappertutto, anche gli ortodossi e parte dei cristiani che dicono: ah, se sono cose paranormali allora sono i diavoli, perché poi alla fine sì. che il Reverendo Donald Thomas va in questa direzione. Eh, sono fanatici, dicono corbellerie? No, un, eh, senza fare di tutto a buon fascio, perché in un universo sterminato ci possono essere migliaia e migliaia di, di razze, di popolazioni, molte delle... Parte delle quali vengono qui. Quando ho scritto questo libro, ho cercato proprio di analizzare questo fenomeno per capire se poteva esserci una relazione fra ufo e diavoli. Perché diciamola proprio fuori dai denti: eh, guardando i verbali dell'Inquisizione che ho avuto modo di esaminare, per esempio, in, in Francia nel 500, durante i, i sabba le streghe, compariva un essere che diceva di chiamarsi Orton Orton. Eh, la Chiesa ha detto ah, il diavolo: è lo, stesso, Carlo, Orton, quando... è lo stesso Orton <ride> di Adamski. Scusami, sì, di Giorgio Adamski. Quando Giorgio Adamski yeah. ha incontrato i suoi venusiani, Orton. Abitanti di... Orton. ma non solo lui, perché, per esempio, eh, allora cos'è successo? Non è successo soltanto con i Celti quando sono arrivati i cristiani: hanno demonizzato tutte le vecchie divinità perché era ovvio. No? Il Dio era unico eh, quindi tutti gli altri erano demoni. Eh, Tutte le divinità improvvisamente sono state trasformate in demoni. Allora, i popoli semiti e per un certo tempo anche gli ebrei, prima che Mosè imponesse il punto del Dio unico, veneravano Astarte Ashera, sì. che era una divinità paretra, cioè che poteva comparire come maschio e come femmina. Vengono in mente che ne so, i cartoni animati del grande Mazinga col barone Ashura. Eh, ebbene, nella mitologia c'era questa figura, questa. Figura perché un Dio, se, se, se era potente o onnipotente, poteva comparire come maschio e come femmina. Ora Astarte Ashera è diventato Astarsheran in ufologia, il capo di una flotta interplanetaria che si è mostrato durante delle sedute medianiche al circolo di Alba Scienze uh, in Germania. A ma lo stesso si può dire di Affa, che, stato, che era appunto un'altra eh, entità dei contattisti, che però aveva il nome di un demone islamico. Oppure di Semeaza, che nei Vangeli apocrifi è il capo degli angeli ribelli, sì. che invece quando si è presentato a Billy Mayer in Svizzera era una bellissima ragazza a nome Semeaza. Ora la cosa curiosa è che se uno guarda eh, dice ma com'è che a Star Treaschera la, la divinità? Era femmina e Astar Cheran era maschio perché se era maschio e se era femmina e beh, nella mitologia antica c'era proprio il dio Paredro che cambiava sesso quindi non, non è una. Eh, Qualcosa di strano per queste, sì. almeno all'epoca e eh, eh, ti strano. aggiungo. Ti aggiungo una, un racconto che era comparso in una delle prime riviste di ufologia, se non la prima. Che poi, guarda caso, era scritta da questo giornalista che si chiamava Francesco Polimeni, ed era non, non Scienza e vita, ma. Ehm, eh, ehm. Vabbè, adesso non mi ricordo il titolo di questa rivista e lì c'era il racconto. Della... Insomma, io non... Ci sono solo sei numeri, tra l'altro, perché era troppo avanti nei tempi. Stiamo parlando del 50, degli anni 50, eh? sì. 54, 55. Però, Cun eh, il... la conosce bene questa rivista. Sì. E lì c'era. Avevo avuto modo di leggere, C'era la storia di questo pilota militare sì. dell'aviazione italiana sì. che aveva. Insomma, uh, che lui aveva avuto un contatto con un'entità uh, aliena extraterrestre, e questo gli diceva che cosa vuoi vedere? E quello gli diceva. Ah, una mostra di donna, Puff, e diventava donna, mostrati detto. Ah. Cioè, avevano questa capacità dei mutaforma, di cambiare a second... cioè, proprio per dargli la dimostrazione che non c'era un limite o era un'interpretazione o era un'illusione o era un, un ologramma. Non lo so, ma si potevano mostrare. Insomma, maggiore. Eh per sottolineare questa possibilità di cambiare aspetto co con la massima semplicità come noi magari ci cambiamo una maglietta. Certo. Quindi non è nuova questa cosa, ecco. No. Un complimento dei complimenti al giornalista che ne ha parlato sì. all'epoca, in un periodo in cui di queste cose in Italia non si parlava. No. Anche perché lì purtroppo va detto, l'ufologia italiana è molto extraterrestrialista, però... Mi sono ricordato il titolo guardare... della rivista, Spazio e Vita. Mm. Eh. Ah, ecco Spazio quindi, e Vita. Sì, sì, sì. No, molto romanzese. Sì, 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 sì. eh, però ci sono anche altre chiavi di lettura, cioè una non esclude l'altra, eh, per carità, no, certo. non è che... Certo. e allora veniamo se volete a Demityville eh, 33 film ci hanno fatto su questa eh, storia che non, eh, non è, è fantascienza eh, non è fantascienza è una storia, ragazzi, cioè... allora ecco, questo è il primo perché è stato il, il primo film basato ahimè su una storia vera il 13 novembre del 1974 in il giorno casa... del mio compleanno no. ah, segnatevelo il 13 eh. novembre Ecco, vedi ai, 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 ai. allora cominciamo a spaventarci per questa cosa in questa casa di Long Island, al, al 112 di Ocean Avenue, succede un fatto di sangue tremendo. Eh, perché c'era una era abitata da una famiglia italiana. Due bambini, due bambine, il figlio grande, poi padre e madre, e il figlio maggiore Ronald De Feo fa fuori tutta la famiglia perché glielo avevano detto le voci. Eh, in quel caso si scoprirà che eh, in realtà la casa era stata costruita sopra un antico cimitero indiano dove un certo Ketcham nel, nell'Ottocento faceva dei riti satanici, perché aveva saputo che lì c'erano delle energie particolari, la casa era considerata stregata e quando anni dopo arrivò in famiglia la famiglia di Coniugilaz, cominciarono a succederne di tutti i colori, scritte che comparivano sui muri, eh, oggetti che si spostavano, eh, il capo famiglia che sembrava quasi ripercorrere la... la, la gli stessi passi dell'assassino di Ronald De Feo eh, e quindi diventava improvvisamente aggressivo perché sentiva le voci. E poi la cosa anche più eh, inquietante, la bambina più piccola che diceva di vedere in, in camera da letto, fuori dalla camera da letto, quindi eh, eh, mm. così, nel giardino, un, un piccolo porcellino che stava sopra due zampe che... Lei chiamava Jodi, era il suo compagno di giochi invisibile. E che eh, una sera anche la madre ha visto: nel senso che non ha visto questa figura, ma ha visto due occhi rossi spaventosi che guardavano da fuori la finestra. Eh, sono stati chiamati gli esorcisti, sono stati chiamati i parapsicologi, due molto famosi, Ed Warren e la moglie. Eh, che hanno confermato che in quella casa le cose strane succedevano veramente. Vediamo pure le altre immagini, perché abbiamo recuperato un po' la, la, la cronaca dell'eco. Poca, perché è stato un caso che ha dato, eccola qua, ha dato. Tantissimo scandalo, quella era la famosa Casa Maledetta, eh, che tra l'altro di recente è stata anche venduta. Si è voluto un bello stomaco a comprarla. E quello era nel, il signore con la barba eh, nella sì. foto, Ronald De Film, quando l'hanno arrestato. E qui la polizia che portava via i cadaveri, quindi c'è stata questa strage perché le voci gli avevano detto di fare così, di fare questa cosa. Eh, andiamo pure avanti, non mi ricordo se abbiamo delle altre foto su. Sì, 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 sì dovremmo sì. avere. Eccolo qua. Eccolo qua, e questo era Jody, il maialino, che ovviamente è stato identificato nel diavolo, che eh, parlava poi a, alla famiglia Laz e soprattutto alla bambina. Ora, l'aspetto curioso che fa un po' il con gli UFO è che all'epoca non si parlava dei visitatori in camera da letto, oggi quando queste cose succedono si dice che sono gli alieni che cambiano forma effettivamente cambiano forma perché i testimoni dicono di aver visto eh, un cervo che poi di colpo come se fosse il morphing del computer track, si trasformava in un grigio altri dicevano altri come Wittrie Streber che è uno dei più famosi eh, rapiti che sembravano dei gufi eh, o dei frati neri eh, tra l'altro una volta un prete di Lodi ci ha raccontato una cosa del genere eh, di, di, un, di una persona che in confessione gli, gli ha raccontato che in camera da letto venivano dei frati neri e, e si mettevano ai piedi del suo letto ovviamente si terrorizzava di fronte a questa cosa. Quindi non è che bisogna andare fino in America per trovare queste strane presenze. L'aspetto curioso Vabbè, ah facciamo contento anche Francesco, i gufi erano anche il, il simbolo di Lilith, la moglie ribelle sì, insomma, no? di eh, Adamo e nei sigilli mesopotamici, nelle raffigurazioni mesopotamici si vedono lei con queste zampe da uh, da uccello e ai lati due gufi. Ecco, in eh, infatti la beccata subito. Eccoli là i due gufi, perfetto. Che poi Lilith, in realtà chi è? Sempre lei, Astarte, Astarte Asheran, sì. eh, che, sì. che presso i greco-romani è diventata Afrodite, la dea della bellezza, eh, demonizzata da, dai cristiani e poi ricomparsa come Astarte maschio questa volta, quindi maschio molto bello. Quindi perfettamente accettabile eh, all'occhio dei terrestri che non si sono spaventati più. Allora, questo, questi legami sono curiosi perché non si può liquidarli. A buonanotte, dicendo: Ma ecco, questi sono i coniugi Warren, i parapsicologi che si sono recati eh, nella casa maledetta di Amityville, di Ocean Avenue. Eh, non possiamo liti, eh, liquidare questi casi con un'alzata di spalle, cioè. Eh, c'è un'ufologia viti e bulloni, come viene chiamata, quindi di gente che, che viene qua da altri pianeti, ma ci sono anche altre forze che vengono da dimensioni parallele, quelle che eh, gli antichi rabbini chiamavano rachia, gli squarci nel cielo, che oggi la fantascienza chiama Stargate, che la scienza chiama wormholes, eh, i condotti di transcurvatura alla Star Trek, che permettono di... Eh, Qualcuno di manifestarsi qua. Ecco, uno eh, si dice sia proprio sopra Stonehenge, si apre per i solstizi e gli equinozi e succede di tutto: ci sono i globi di luce, ci sono gli eh, UFO certo che si manifestano. I cerchi nel grano, il diavolo mietitore che compare, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono le foto che hanno recuperato i, eh, i Warren nella casa maledetta. E la cosa impressionante è che. Allora, la foto a colore è del bambino, del, del piccolo Defeo che è stato ucciso dal fratello, e poi c'è la foto fantasma che francamente è, è impressionante a vederla così è stata analizzata da diversi esperti, tecnici, fotografi eccetera, non era una manipolazione, non era un trucco, quindi qualcosa lì è rimasto, una traccia psichica di qualcuno che eh, sostanzialmente non era soddisfatto di come erano andate le cose, insomma, uno potrebbe dire un'anima dannata. Ecco la cosa che stupisce è che eh, quell'area è, è un'area di avvistamenti UFO. Tant'è che questo è uno dei file del Blue Book, quindi il progetto dell'aeronautica militare americana, che eh, investigava gli avvistamenti UFO. In questo caso di tre ragazzi che hanno visto comparire una, questa luce luminosa che usciva dalle nuvole proprio sopra Emityville. Eh, è, è, è curiosa questa liaison. Questo è successo nel sì. 61, quindi sì. succedeva già prima che eh, ci fosse la famosa strage, e questo probabilmente aveva spinto siccome succedeva anche nel 700 e nell'800, prima Pelle Rosse a dire che quella era una zona sacra, e poi i satanisti di John Ketchum sì. a considerarlo come un portale per qualcos'altro. Forse a modo loro, poi ognuno dava la spiegazione dell'intenzione che voleva, Beh. però forse avevano tutti ragione. Quindi qualcosa di strano succedeva. Eh, credo che non abbiamo più immagini di questo tipo. Eh, no, qui okay. no. Allora, visto che eh, stiamo parlando di Halloween, e quindi a me viene in mente il regista John Carpenter, perché è lui... Sì. Di, eh... ecco qua, Aspetta lo facciamo rivedere. Fallo vedere, fallo vedere che, ingra... che ho ingrandito. Ecco. Sì. Ok. Halloween. Questo Halloween 20 anni sì okay. allora Carpenter è un personaggio molto particolare perché i suoi film sono sempre molto dissacranti ne aveva fatto uno, Signore del male dove ha detto una cosa che ha fatto arrabbiare tremendamente la chiesa perché si vede una scena in cui un, in una casa stregata, in una casa maledetta come quella di Amityville eh, c'è un portale attraverso uno specchio attraverso il quale si manifesta eh, non il diavolo ma il figlio del diavolo che vuole portare suo padre sulla terra il prete dice, possiamo dirlo o la Chiesa ci scomunica. Il prete dice, eh, i discepoli di Gesù avevano capito che lui era pazzo e l'hanno ucciso, per questo l'hanno tradito, hanno fatto finta di tradirlo, perché Gesù in realtà voleva portare il diavolo sulla terra per far finire il mondo. Questo più o meno è, è poi la trama del film, ma ovviamente è un film, solo che il buon Carpenter questa cosa non se l'è inventata, l'ha presa da una setta particolare di gnostici, che erano gli gnostici, erano eh, nei primi secoli d.C. Eh, erano nate tanti gruppi, tante conventicole di persone che non si riferivano unicamente ai Vangeli tradizionali, ma attraverso un'illuminazione, potremmo chiamarli dei veggenti, sostenevano di aver avuto delle rivelazioni e uno di questi gruppi sosteneva una cosa del genere, cioè che Gesù era veramente figlio del diavolo e che però, quando era stato battezzato nel Giordano, era stato purificato e quindi era diventato il figlio di Dio. Eh, quando Carter ovviamente ha portato questa cosa sullo schermo, potete immaginare che casino che c'è stato, tant'è che il film eh, in Italia è uscito solo in videocassetta, non si è visto nel circuito televisivo. Eh, quindi è stato censurato subito. Non bastava questa cosa, ha tirato fuori tutta la, la serie di Halloween e a un certo punto nel terzo film. Eh, l'ombra della strega, questo cattivone che, eh, che non muore mai gli sparano, lo decapitano ma alla fine è sempre vivo eh, lascia una scritta sul muro Samhain, quindi il riferimento alla, al vero Halloween c'è e addirittura si vede una setta di druidi che eh, rubano eh, i, i monoliti di Stonehenge per ricostruirlo creare un circolo di energie fa fuori con un sacrificio di massa, un sacco di bambini, eccetera, eccetera. Anche questa è una cosa che Carpenter ha preso non dai Celti, ma dalla cattiva fama che la Chiesa ha dato ai Celti per trasformarli in, in, in adoratori del demonio. Quindi cancellare completamente la loro, loro cultura. E devo dire che ci sono riusciti. E poi c'è un altro film di Carpenter, e lì abbiamo delle immagini che eh, essi vivono. Cos'è essi che vivono? È, è preso no. da. È bellissimo. L'abbiamo allora, visto similolo... tutti sto film, eh. se non l'avete sì. visto ecco. dovete recuperare. Allora, tenetelo di fermo perché è un film di fantascienza, anche di fantapolitica, perché immagina un mondo che è sull'orlo di una crisi globale, non c'è più cibo, non c'è più lavoro, eccetera, eccetera. E A un certo mm. punto un gruppo di persone denunciano eh, il fatto che gli alieni sono in mezzo a noi, sono mascherati, non li puoi riconoscere, hanno preso tutti i posti di eh, potere, Uh, stanno inquinando la Terra, la stanno spremendo, usano tutte le risorse, eccetera, eccetera, uh, per uh, sfruttare il pianeta fino alla fine e poi andarsene come fanno su tutti gli altri pianeti. Uh, e quindi, qua c'è il protagonista, che tra l'altro era un lottatore di catch, uh, che trova casualmente questi occhiali e comincia a vedere gli alieni come sono nella realtà. Tra l'altro, Carpenter che. Figlio di cane, eh, si è divertito a lasciare anche dei messaggi. Perché se guardate eh, in questa scena, in fondo c'è il libro di Charles Berlitz, Il triangolo delle Bermuda. Eh, sì, ecco, mm. vedi: The Bermuda Triangle. Non solo, andiamo pure eh, in alto c'è un libro di en Sì, Edgar Ma, per, Hay, come ma ecco, per come hai descritto, per eh, come hai descritto, come dire, la saga del film, no più che la saga, la trama del film, siamo sicuri che è un film. Eh. Eh. Esatto, allora, andiamo, guarda, io no, perché... allora, questo... comincia a farmi venire qualche dubbio, allora, vediamo le altre immagini. Poi dopo ci ecco, vedete che lì c'è anche il libro di Edgar Case, eh, che appunto visualizzava, diceva di avere avuto delle visioni di Atlantide. Questo per dire che comunque Carpenter è uno dei profeta giro, dormiente, eh. Eh, esatto. Studia tutte le nostre cose. Andiamo pure avanti. Ecco, nel film lui immagina una cosa molto particolare, cioè che invisibile ad occhio nudo, nei semafori ci sono questi congegni che trasmettono delle onde, delle onde che tengono la popolazione condizionata, remissiva. <ride> Vedete Elisabetta che già sta bollendo, e quindi la tengono addormentata. Andiamo pure avanti. Sì eccolo qua sì questo è il semaforo forse ce n'è un ultimo non mi ricordo perché di carne a fuoco non abbiamo messo tanta uh, sì. ah tra l'altro qui fa, eh, il nostro amico carpenter ci, il, ci fa vedere la fonte delle sue informazioni che è la rivista Fortian Times che è una rivista fortiana quindi di fenomeni eh, strani in tutto il mondo e quindi si è divertito a darsi questa indicazione Sì. Ora, allora. il discorso dei do, dopo che è uscito il film. Allora, eh... adesso provo a trovare. Aspetta, adesso provo a trovare come dire, cioè, la ricav... ah, storia. Eh. No, questa storia dei semaferi con questo dispositivo invisibile. Non me la ricordavo più Porca eh, vacca. adesso provo sì. a trovare perché là ce l'ho sul telefonino. Vi faccio vedere, la devo girare da qualche parte. Nel frattempo, puoi parlare. La, la chiave moderna di questa roba qui, perché è già in azione, adesso ve la faccio vedere. Però prima la cerca e poi okay. ve la faccio vedere. Okay. Vai, vai avanti, vai avanti. Allora c'erano questi semafori che dicevano: Dormite, dormite. Dopo che è uscito il film eh, di Carpenter. Qualcuno si è divertito a New York ad appendere dei cartelli sui semafori, scrivendo proprio Essi vivono, noi dormiamo, che poi è il logo del il mantra, il ritornello del film, cioè. Gli alieni sono in mezzo a noi, ma avevano delle facce quasi demoniache perché erano degli scheletri e la popolazione non se ne accorge. Ecco, è successa una cosa curiosa ed è successo a un giornalista molto famoso che da un reter della CBS, anche lì abbiamo eh, poi delle immagini che chiederemo eh, alla regia di farci vedere. Eh, sì. Lo so che stai cercando le immagini sul telefono. <ride> no, 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 vai, vai, vai ma... tranquillo, eccolo qui queste? Allora, nell'ottobre del mille esatto, del 1986, questo giornalista molto famoso, perché poi lo vedevamo anche su Telemonte Carlo. la notte, trasmettevano, facevano il collegamento con la CBS. Si trovava a Manhattan quando è stato aggredito da un signore che, che l'ha riempito di botte e continuava a dirgli: Kenneth, qual è la frequenza? Kenneth, qual è la frequenza? Ed è stata una storia che ha fatto un tale scalpore che i ci ha fatto una canzone, What's the Frequency? Kenneth, tra l'altro, Kenneth, curiosamente, non si chiama non si chiama Kenneth, però ricordava Kenneth Arnold, il primo testimone degli UFO. Questo signore che l'ha aggredito, William Tager, otto anni dopo ha ucciso un cameraman, l'ha ucciso a coltellata, un cameraman della CBS, sempre per questa cosa, perché cercava la frequenza, e l'ha condannato a 25 anni di carcere. Andiamo pure avanti. Quando l'hanno interrogato, ecco qua, questi sono gli articoli dell'epoca, lui ha raccontato una storia stranissima. Diceva mm -hmm. che la televisione mandava delle eh, frequenze che facevano impazzire la gente, compreso lui come era successo a lui, per cui la gente cominciava a, a comportarsi in maniera strana. Vediamo l'altra immagine perché paradossalmente eh, sicuramente era pazzo. Eh? Eh, andiamo ancora avanti, queste sono sempre le storie dell'epoca. La stessa cosa succedeva anche a Milano dove c'era un signore che scrive riempiva Paolo Sarpia vicino al quartiere eh, cinese, riempiva i marciapiedi di, questa, di queste scritte, saliva sui bus e urlava «Popolo bu e la chiesa assassina ci uccide con l'onda». E un mio collega ufologo, un giorno è riuscito a beccarlo, gli ha chiesto «Ma cosa significa questa frase?» e lui ha fatto un racconto molto simile a quello di Tajer, dicendo che nelle campane della chiesa c'era un'onda un nascosta che spaccava la, la testa alle persone e le faceva impazzire. Ora... Questi chiaramente sì. sono dei malati di mente il problema è che il fenomeno non si è fermato qui, Peter Colosimo per esempio aveva raccolto quattro casi, uno di questi addirittura era una denuncia alla prefettura che si occupa di sicurezza di un signore che eh, un automobilista che era in auto, eh, stava attraversando la, la galleria dell'Andermatt quindi stava andando poi verso la Germania quando improvvisamente ha sentito anche lui queste voci, queste frequenze ma ha solo, so, le ha sentite solo in quel momento quindi quattro casi simili ma non ripetitivi, perché se erano ripetitivi non può dire va bene che erano dei marti la cosa incredibile è che nel 1989 l'ambasciata americana tutti i funzionari dell'ambasciata americana hanno detto, hanno detto di essere stati colpiti da microonde che eh, li facevano come impazzire li buttavano a terra l'ambasciata americana colpa... in argentina mi pare cioè non era un'ambasciata sì, americana e hanno, la colpa... sì. e hanno dato la colpa ai sovietici la sì. cosa curiosa è che poi L'anno dopo eh, il fenomeno è cambiato. Vediamo se ho fortuna e lo trovo subito. Sì. Nel 1990, a San Gottardo Vicentino. Vediamo se aspetta se che lo inquadro, eccolo qua! Ecco. Sì. Cominciano a incendiarsi tutta una serie di oggetti di ferro, di plastica, di legno, eccetera, eccetera. Mm. Dopodiché, la volta dopo, ecco qua. Uh, nel 93 è successo a Ginestra in, uh, vicino Firenze e poi ancora il fenomeno si è uh, ripetuto nel 2004 a Caronia che è il caso più famoso metodo di gli, Caronia incendi... il, sì. esatto, gli incendi fantasma di Car... che tra l'altro è in linea allora... d'aria a 40 km da qua allora, eh. ecco. Dietro... allora anche lì eh... ah bene, siete messi bene allora. <ride> E, eh, io all'epoca avevo parlato col professor uh, Vedruccio, che è eh, un fisico che lavorava con i, con i servizi segreti, insomma, lui ce l'ha detto chiaramente questa cosa, e che ha detto, guardate, qualcuno ha usato delle particolari frequenze che appiccavano il fuoco. E io, ma chi sono stati? Perché all'epoca la stampa ha detto il diavolo, gli alieni, i servizi segreti, eccetera, eccetera. Lui ha detto, non te lo so dire, o non me l'ha voluto dire, non lo so. Fatto sta che il fenomeno è cessato di botto quando... Eh, appunto, il fisico ha identificato la frequenza, quindi vuol dire che chi faceva queste cose eh, si è accorto che era stato beccato. Allora, qui eh, cosa vogliamo dire? È stato il diavolo, come hanno detto nei casi degli incendi. Insomma, eh, noi sappiamo che i russi eh, direi, già negli anni '60, con un slovaco che si chiamava Pavlita, avevano messo a punto eh, le cosiddette macchine psicotroniche che. Eh, producevano degli effetti strani cioè si cercava di arrivare a qualcosa che potesse condizionare la mente e eh, fare più danni possibili addirittura quindi c'era chi impazziva, c'era chi sentiva le voci eh, c'era chi si addormentava di botto che questa come arma è, è tremenda fra il 96 e il 97 ecco qua ecco nel paese di Camigliano è successa questa cosa qui, ecco, vediamo lì eh. ok, ok ecco, il paese dove la dove la gente cadeva in letargo, perché se addormentavano di botto, dormevano per più di ore di fila, non è stata trovata una spiegazione, quella stampa si è inventata, ma forse c'era eh, qualche sostanza strana nell'acqua, una forma di inquinamento, insomma, come al solito sono quei casi che eh, succedono, creano un gran clamore, la spiegazione non si trova. Sono stati gli alieni, sono stati i servizi segreti, però quando si parla di servizi segreti, poi quali? Perché eh, anche delle armi americane se tanto favoleggiato, eccetera, eccetera, eccetera. Però gli americani che hanno inve inventato insomma, che hanno realizzato lo stealth l'aereo invisibile, anche lì ci sono dissidenti che dicono: attenzione, che l'hanno recuperato dalla tecnologia di Roswell, il segreto dell'invisibilità. Beh, quando l'hanno testato eh, nella ex Jugoslavia, è bastato un colpo di bazooka per tirarlo giù. Quindi, tutta questa gran tecnologia degli americani. Eh, io non è che la vedo anche nelle continue guerre che ci sono, non, non vedo dischi volanti, non vedo armi psicotroniche in grado di cambiare la mente alle persone. E allora se mandiamo le immagini di eh, Thomas Birden, anche lì ci possiamo, no, è del fisico, sono delle immagini spiritiche, ah, ah, queste, questa, ah, queste sono queste. le scene, no, no, non sono queste, beh questa era la... Il presidente americano, ecco questo è il film, si vivono con tutti questi messaggi subliminali, tra l'altro all'epoca non si parlava di subliminale, quindi Carpenter uh, ha avuto l'occhio lungo anche in questo caso. Ma abbiamo delle altre immagini, allora c'è un personaggio molto strano, eccolo qua, teniamola ferma, è un fisico del Pentagono, si chiama Thomas Bearden e lui è un fautore dell'ipotesi parafisica. Uh, ha scritto tre libri, il più importante è Excalibur Briefing, dove lui dice che... Tutti questi fenomeni, gli UFO, eccetera, eccetera, sono fenomeni paranormali, paradimensionali, di altre dimensioni e lui operava con un gruppo di sensitivi che sono quelli che si, vedono, che si intravedono eh, in questa foto. Questa è una foto che è stata scattata eh, con una SX70 alla frequenza dei 38-40 kHz. Ora io non so dirvi che macchina abbia usato lui, che probabilmente si è rifatto alle macchine dei cecoslovacchi, le macchine psicotroniche. Eh, eh, la frequenza è la velocità con cui eh, la corrente elettrica cambia direzione ogni secondo quindi questo mi fa pensare che lui usasse una scarica elettrica eh, durante una seduta medianica e quando sviluppava queste foto che potevano essere all'infrarosso, all'ultravioletto eccetera comparivano quei globi che vedete qua in alto addirittura che fa tutta una scia particolare e poi se ne vede un altro a metà tagliato nella foto andiamo pure avanti lui chiamava queste cose tulpa perché l'ha preso, ecco, eh, preso dalla mitologia orientale, i tulpa sono forme pensiero, cioè sono cose che una mente addestrata è in grado di materializzare fa, facendola venire da un'altra dimensione. E scattava tutte queste foto: queste sono la, eh, queste lucine molto particolari, eh, vediamo forse ce ne abbiamo un'altra di immagine. È, è incredibile. Mi stai, facendo, mi stai facendo recuperare tante foto che ho sul telefonino. Di cose incredibili Vabbè. che stanno cominciando a allora. Aspetta, che ricarico anche quest'altra immagine, così poi ve li faccio vedere tutti insieme. Va bene, vai. Quindi oggi quando, quando succedono queste cose dicono no vabbè ma sono gli orbs quindi sono granelli di polvere sull'obiettivo eccetera eccetera allora questo era il fisico del pentagono quindi lavoravano eh, con eh, la massima cura accuratezza tant'è che i suoi studi poi questo l'hanno scoperto gli hacker che qualche anno fa si sono intrufolati nella banca dati della nasa alla nasa hanno un, un, un intero report eh, di birden proprio sulla Manifestazione di quelle cose, quindi, secondo Birden, era possibile, diciamolo papale papale, aprire il varco per comunicare con queste altre dimensioni, con queste cose che non sappiamo cosa siano buone o cattive, non so. Questi sono concetti relativi, ma. Allora, il sensitivo eh, ci riesce occasionalmente eh, per i fatti suoi. Le case stregate mantengono come se fosse eh, una registrazione che si ripete periodicamente eh, l'evento. I luoghi celtici eh, aprivano questi portali eh, dimensionali per queste cose. Eh, il Pentagono, che ha sempre negato di occuparsi di paranormale, di occuparsi di UFO, eccetera, invece aveva cercato proprio di... Eh, Uh, riprodurli scientificamente con delle macchine, qualcosa effettivamente sono riusciti a fare, perché il libro di Birden è degli anni '80, poi non sappiamo quanto siano andati avanti. O cosa siano riusciti a capire, perché poi non è detto che ce l'abbiano fatta, cioè ci hanno provato, ecco, queste sono tutte le, le varie eh, fotografie fatte da lui e anche da altri ricercatori come Faye Clark, eccetera, eccetera, e questo è il report che ha la NASA, la NASA nega di avere delle cose, invece è proprio eh, un report sugli studi di Thomas Birden, ecco qua, briefing tecnico, eccetera, eccetera. Su tutti questi esperimenti fatti nel '76 quindi, eh, e spiegano cosa vuol dire psicotronica, eccetera, eccetera, perché? Perché avevano saputo che i sovietici facevano esattamente la stessa cosa, e queste armi potevano essere usate nelle intenzioni loro, ovviamente non per la conoscenza, ma magari per condizionare o far impazzire un leader politico, un presidente degli, degli Stati Uniti o dell'Unione dell Sovietica per colpire un esercito, eccetera, eccetera. Qualcun sì. altro potrebbe dire che invece era il diavolo che faceva queste cose, non lo sappiamo, non c'è la spiegazione. Diciamo che ci hanno provato: hanno provato a, a, eh, a ricopiare qualcosa che da, da secoli, forse da millenni, si produceva sulla terra e che un tempo era appannaggio esclusivo di sacerdoti, di druidi, di sensitivi, di veggenti, eccetera, ma che forse conoscendo le, le giuste tecniche, la giusta frequenza, con opportune macchine si potrebbe replicare. Sì. Assolutamente. Siete abbastanza allora. terrorizzati? <ride> sì, sì. No, stiamo cercando... Stiamo cercando di mettere insieme i pezzi. Adesso vi aggiungo qualcosa e vediamo se. Allora, questa fotografia, io non conoscevo la storia di questo personaggio, però naturalmente Chiesa Assassina che uccidi con l'onda. E vabbè, insomma, sicuramente qualche anno dopo la Chiesa, mi ricorderete il caso di Radio Maria che aveva delle frequenze talmente elevate poi è stata costretta, tra l'altro, dalla Gicom, mi pare, a ridurre. Eh, comunque, o dal ministero della posta e telecomunicazioni che eh, sovraintende alle emissioni radio a ridurre eh, diciamo, il segnale in uscita dalle antenne che addirittura in alcuni quartieri della capitale eh, si sentiva nei, micro, eh, nei citofoni delle, dei palazzi mezzo, sì. citofoni. <ride> era, sì. Era, sì. e però in quella zona eh, si sentiva in galleria praticamente potevi attraversare il Gran Sasso continuavi a prendere Radio Maria e però in quel periodo c'è stata un'impennata di casi di tumore di leucemia che è stata spaventosa. Quindi, eh, voglio dire, forse non era tanto pazzo o malato di mente. Eh, era una maniera archetipica per segnalare qualcosa che lui aveva visto, magari in, un altro stato no, in uno stato non ordinario di coscienza, che poi sarebbe successo, manifestandosi in un fenomeno reale. Vi voglio fare vedere un'immagine perché poi tutte queste storie di... insomma. E strumentazione invisibile che posta sotto i nostri occhi non è poi così tanto campateraia perché noi in questo momento siamo circondati da una serie di dispositivi che sembrano assolutamente eh, funzionali allora, poi ti dicono sempre questa fase famosa Alfredo. lo fanno per noi, per il nostro benessere per migliorarci la qualità della vita Sempre i servizi in qualche maniera sono più veloci, più efficienti, più funzionali. Ecco, per esempio, le famose antenne che sono dislocate adesso, su in molte autostrade, soprattutto sulla Beh. Salerno Reggio Calabria. Le avete viste, ve le faccio vedere. Ecco, questa è una di quelle antenne dove sono Queste emettono un, adesso un nuovo segnale di tipo 5G, veramente veramente cioè, potentissimo. Qui, potentissimo. Mm. E tra l'altro, io vi dico che una di queste antenne eh. è. Posizionata, l'avevo già detto in occasione di una live con Maurizio Mattucci. Se andate sullo svincolo, se vi trovate a passare sullo svincolo della Villa San Giovanni. Una di queste antenne è posizionata. Penso a. 20 metri in linea d'aria dal balcone di, di casa di un signore cioè, e metri. quello c'ha la camera da letto che guarda praticamente a 20 metri c'è questo tipo di dispositivo. Io non lo so quanto può essere salutare trovarsi nella stanza da letto un'antenna di questo, cioè, che questa è una foto che ho fatto naturalmente eh, un minuto, eh, però per segnalare que questi sì. dispositivi, ne sentiremmo parlare nei prossimi anni, lo vedrete. Sì. Eh, perché ancora diciamo, il circuito non è completo in tutte le sue funzioni, però l'infrastruttura la stanno realizzando. Un'altra foto che vi volevo far vedere, questa è venuta. Questa è molto interessante, me l'hai fatta ricordare adesso. Gliel'avevo segnalata alla nostra amica Rossella Aliano. Quando abbiamo fatto l'intervista ultimamente con Marco Marsili, a un certo punto mi sono accorto che nella stanza si stavano manifestando, dove era lei, si stavano manifestando dei fenomeni eh, particolari. E infatti gli ho segnalato, faccio sempre molta attenzione, gli ho segnalato il minuto, lei è andata a rivedersi il filmato e c'era questa eccola qua questa lucina che era lo vedete questo fenomeno luminoso qua al centro questa è una libreria eccola e so, apparivano queste lucine adesso qui eh, diciamo è stato queste forme luminose che naturalmente non è un orbs e però se lo vedete adesso questa è un fermo immagine però vedete questa forma luminosa che si spostava all'interno della stanza e lo trovate nella puntata di Marco Marsili tra il minuto un'ora e dieci, tra un'ora e otto e un'ora e dieci del filmato, insomma giù di lì, ma poi eventualmente lo chiediamo a Rossella da dove arriva. Ce n'è più di una di queste immagini che spunto. E naturalmente non sono orbs, è qualcosa di diverso, poi che cosa siano, lascio, lascio ad Alfredo la decodifica Io non ho avuto tra l'altro tempo di fare tutte le, le analisi del caso, non ci più. Tempo per nulla, però era interessante segnalare queste cose. Quindi, come vedete, non sono cose che succedono. Succedevano solo in passato, non sono cose che succedono solo nei posti lontani, in Inghilterra, in America, succedono un po' dappertutto. Poi basta avere un po' l'occhio per osservarli anche dalle nostre parti. Alfredo, bene, interessantissimo tutto. Vediamo se possiamo fare anche un po' di interazione che dici con i nostri amici che ci seguono, che poi. Hanno sempre l'opportunità di intervenire tramite la nostra piattaforma Telegram. Sì. Eccola qui. Se chi, qualcuno ha piacere di fare qualche domanda, gli accendi, si prenota, gli accendo il microfono e lo sentiamo in voce. Potete naturalmente scrivere alla nostra. E alla nostra chat di youtube e potete vabbè adesso qui queste sono le foto che ho mandato io sul numero del canale per scaricarle mandarle al numero 353 3515 604 che è il nostro canale, insomma la nostra piattaforma di whatsapp col numero collegato questa sera il canale queste sono le foto che ho mandato al mio telefonino personale al numero del canale per poterle mettere in regia Va bene, in attesa di vostre interazioni, eh, Elisabetta, qualche altra curiosità, qualche altra domanda? Ah, a proposito, eh, sì. adesso, <ride> no, se non puoi mica oh. di mettere una, una cosa te la devo chiedere. Questo discorso dell'utilizzare i, diciamo, i frammenti di pietre monolitiche eh, di vecchi templi per richiamare la presenza degli dei, strutture ricostruite da qualche altra parte o nello stesso posto, comunque sempre strutture in pietra. In questo momento mi sta preoccupando non poco perché eh, oh. diciamo noi abbiamo ah, Alfredo ha già accolto probabilmente, noi abbiamo una uh, religione che è quella dell'ebraismo, che è come dire, in attesa del proprio Messia, ma per farlo venire giù ha bisogno della ricostruzione del tempio del terzo tempio. <ride> no, Questa cosa mi preoccupa perché la collocazione del terzo tempio di Davide di Re Salomone, eh, re Davide, dovrebbe trovarsi esattamente laddove c'è la cupola della rocca, che è il secondo luogo più sacro per l'Islam delle due l'uno l'altro e eh, non vorrei che con il conflitto attualmente eh, come dire in corso eh, possa venire in mente a qualcuno vabbè no non fosse altro perché eh, Netanyahu ha detto che deve realizzare la profezia di Isaia l'avrei sentito no eh. 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 allora ci puoi aiutare a capire meglio anche questo passaggio le divinità che nell'antico eh, magari quelle le hai attenzionate sicuramente. Nell'Antico Testamento si manifestavano e che si dovrebbero manifestare con la comparsa appunto di questo terzo tempio. Allora, le divinità non solo si manifestavano, ma abitavano: abitavano. Tanto è tempio. vero, noi ce ne andremo e non torneremo più in questo luogo quando lasciarono il tempio, certo. Ecco. Sì, questo l'hanno detto quando c'è stata la seconda guerra dei Maccabei contro l'impero romano, eh, che a un certo punto si è vista una specie di, spada, di oggetto a forma diffuso, insomma la, loro l'hanno descritto come una spada infuocata nel cielo, una voce tonante che diceva eh, lasciamo questo posto, vi abbandoniamo, quindi tra l'altro hanno usato il plurale, quindi gli dei, non Yahweh, non il dio degli ebrei, si era stufato e se n'era andato. Ora tutte le mitologie mesopotamiche quindi anche della zona dove poi sotto Nabucodonosor II gli ebrei sono stati prigionieri parlavano di dei che abitavano nel tempio quando noi anche noi cristiani diciamo eh, la casa di Dio eh, si presuppone che Dio sia lì in quel momento non che sia una semplice costruzione vuota. Eh, il caso del tempio di Gerusalemme è molto particolare perché non solo Dio stava lì eh, ma eh, le tradizioni dicono che ci sono tante, tanto di, eh, dipinti dell'epoca, eh, addirittura anche nell'area musulmana. Sapete che i musulmani non, non raffigurano Dio, non raffigurano profeta, eccetera, eccetera. Però i musulmani, eh, per esempio, del, orientali, quindi della Russia de, o, o della dinastia Mogul, quindi cioè, siamo nelle zone più orientali, eh, del pianeta invece lo facevano, c'erano delle raffigurazioni, il tempio di Salomone era stato costruito dai ginn, dai demoni, eh, e si vedeva quello che loro chiamano il bicorne, che non si è mai capito bene che cosa fosse, cioè un essere completamente bianco con due grosse corna che comandava questi esseri che erano leopardati, tutti cosparsi di macchie, che costruivano una grossa barriera per proteggere il tempio e difenderlo da Gog e Magog. Gog e Magog eh, nella Bibbia in realtà era Gog Re di Magog, non c'entro niente. Ma per i musulmani erano due demoni eh, che erano stati imprigionati da Alessandro Magno, che loro eh, chiamavano Giulio Carnaini. Eh, imprigionati dietro questa barriera, e alla fine dei tempi saranno liberati. Eh, non sono solo due figure, probabilmente sono delle popolazioni particolarmente aggressive di sterminatori. Eh, e scateneranno la fine del mondo. Eh, I caucasici. Questa cosa, sì, 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 esatto, esatto. Per cui la profezia c'è. Eh, chi ci crede, chi crede. Chi, chi è religioso quindi crede a questa cosa. Oh, eh, non so se lo sai, ma stranamente due rappresentazioni delle divinità di, di questi due giganti: Gog e Magog, si trovano a Londra. Alla, dove si fanno gli scambi. Commerciali, economici, mi sfugge il nome, adesso ve lo trovo e ve la faccio vedere, cioè proprio nella, nella casa del dio Denaro, uh, tipo Wall Street uh, di Londra. No, adesso ah. vi faccio vedere, sì, sì, ma, beh. Eh. ma guarda, io comunque. Eh, sì. Eh, io una volta ho parlato con lo Shaikh che vuol dire sapiente, sceicco sì. pensiamo a quello pieno di soldi, ma in realtà vuol dire sapiente, uno che ha studiato il Corano e non solo. Eh, Abdella Di Palazzi, che è il leader dell'Associazione dei Musulmani Italiani a Roma, e gli ho chiesto: Ma chi sono Gog e Magog? Lui, tranquillamente, come se niente fosse, mi ha detto: Due alieni, tanto semplice, quindi eh, eh, due alieni, ma considerati demoni dei, dei, dei musulmani. Quindi, ancora una volta, torna questa liaison. Vogliamo farci del male? Facciamo un regalino a Elisabetta. Diversi anni fa uno studioso svizzero che si chiama Claude Rifa ha scoperto che le persone che avevano un incontro molto ravvicinato con un ufo o con un alieno avevano un'attività molto forte del locus ceruleus, che è quella parte del cervello deputata al sogno. Decodificato cosa voleva dire? Che quelli pensavano di vedere un ufo, ma in realtà chissà cosa c'era dietro e loro avevano una serie di allucinazioni di più. C'è stato uno studioso Terence McKenna che ha studiato la carne degli dei, sono dei particolari funghi messicani che quando venivano presi come droga eh, producevano visioni di ufo e di alieni. Questo cosa vuol dire che se uno si mm. fa le carne, e vede gli ufo? No, vuol dire che c'è una parte del cervello, che è appunto il locus ceruleus, che se viene adeguatamente stimolato con le microonde. Con uh, la sequenza di colori degli UFO che passano dal da, 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 da giallo all'arancione, eccetera, eccetera, oh, guarda che si vede qui. Eh... Ecco, Quindi. le persone cominciano ad avere delle allucinazioni. Poi che siano le voci che a emitivi l'horror ti spingono ad uccidere, poi che siano altre cose, non lo sappiamo. Però abbiamo avuto modo, eh, non io, è stato Daryl Sims, che era l'agente la, eh, segreto della CIA, che eh, era la guardia del corpo del capo della CIA, che mi ha raccontato che ci fu una... Un, negli Stati Uniti un episodio molto particolare, cioè erano state rapite diverse persone nello stesso periodo, nello stesso giorno, eh, con grande fortuna e pazienza, lui era riuscito a, ehm, a rintracciarne tre che ricordavano le une delle altre, cioè si erano trovati sul su, su disco volante e tutti e tre eh, dicevano: Sì, lui c'era, sì lui c'era. Però non ricordavano un rapimento ufo. Uno ricordava sì, di essere stato portato in cielo e aver visto il padre morto. Un altro diceva che era in macchina e faceva un viaggio che non terminava mai, eh, sembrava non finire mai, eccetera. Insomma, a queste persone non necessariamente era stato messo un falso ricordo, perché poi noi non sappiamo com'è questa sindrome dei falsi ricordi. Ma a quanto pare basta stimolare con onde particolari, con quello che volete, una parte del cervello, ed ecco che abbiamo le allucinazioni. A me viene in mente. Una serie di film, uno in particolare, Progeny, dove si vede una donna che credeva di essere rapita dai grigi che le dicevano: Sei brava, sei bella, ti abbiamo scelto perché tu sei la migliore del mondo, ce le facevano pure una cantilena. E che poi, una volta tolta la falsa memoria, questa falsa immagine, scopre di essere sulla mano di un gigantesco demone. E Elisabetta, sa eh, di, di che film sto parlando? Quindi, anche questa è una tesi che, eh, senza demonizzare per carità tutta l'ufologia. Non si può non considerare. Eh, nei verbali dell'Inquisizione c'erano tante testimonianze di streghe che dicevano di essere state portate al sabba, eh, ma quando lo raccontavano, dicevano: In questo momento mi hanno portato, sono appena ritornata. Erano davanti a eh, dei medici o degli inquisitori che hanno detto: No, ma questa non si è mossa minimamente, quindi avveniva tutto a livello del cervello, ma queste raccontavano in maniera dettagliata delle esperienze che in qualche modo loro vivevano. Quindi. C'è questo fattore, questo fattore vogliamo chiamarlo psicologico, paranormale, mentale, chiamatelo come volete, per cui c'è questa forma di manipolazione. Ora, quando c'è una manipolazione, secondo me chi lo fa, non ci vengano a dire che è per il nostro bene. Quando nell'86-87 l'America si è spaccata in due... Ehm, circa il fenomeno dei grigi, Witry Strieber uh, ha scritto Communion dicendo che i grigi cercavano la comunione con noi, gli comparivano con i nanetti e con i gufi per inciso e, e poi cambiavano forma, facevano il morphing ed animali diventavano alieni, eh, invece Pat Hopkins che era un suo amico ma poi ha litigato per questa cosa, ha scritto invece Intruders dicendo no, questi sono intrusi che ci usano come cavi e la terra è un grosso laboratorio, ora francamente se qualcuno viene e mi fa prendere l'ucciole per lanterne e mi fa credere cose che non sono... Io l'intento buono per evitare che ci spaventiamo e che usciamo di testa, non è che ce l'aveva tanto, quindi eh, eh, non lo so. Lì poi vedete voi, sicuramente eh, come sulla Terra ci sono buoni e cattivi, anche nello spazio ci saranno buoni e cattivi, insomma, gente che si muove per. Eh, per altri fini, del resto purtroppo lo vediamo con le guerre, non si sa mai chi ha ragione. Quando c'è una guerra non ha mai ragione nessuno, però ognuno porta delle motivazioni sempre per il bene degli altri. Oppure anche i piloni che ci ha fatto vedere <ride> Francesco sono sempre per il bene, per la tecnologia, per lo sviluppo eh, tecnologico delle persone, eccetera, eccetera. Uno dice: Ma lasciarci ogni tanto in pace non sarebbe meglio, ce la gestiamo da soli la nostra vita? Non lo so, vedete voi, insomma perché mi facevi vedere Gog e Magog prima perché hanno poco di diabolico e di umano cioè sono veramente molto particolari quelle figure sì assolutamente eh. allora eh, ci sta seguendo, ci fa piacere insomma, che questa puntata l'abbia apprezzata anche lui. Davide Ramunno, che è stato con noi ospite già qualche Davide. puntata, eh, <ride> fa una domanda. Lo portiamo subito in regia. Eccolo qua. Eh. Dunque, un caro saluto a tutti, agli instaccabili Francesca ed Elisabetta, oltre che al grande professor Lissoni: cosa ne pensa della possibile ubicazione di Gerusalemme a Gamla, Uppsala in Svezia? Cinzia Mele. No, secondo me no. Eh, C'è poi questo vizio di, di spostare le, le località più sacre un po' dappertutto, no? La, la storia di Israele è chiarissima. Eh, eh, Nessuno si legge tra l'altro l'Antico Testamento, perché la storia di Israele è di conquiste continue. Cioè quello che non ci viene detto è che quando gli ebrei, ah, ammesso che la storia sia andata veramente così perché ci sono anche dei dubbi. Eh, quando hanno lasciato l'Egitto, se sono andati dal Faraone, erano, sono stati stimati in 2 milioni di persone, eh, 30.000 dei quali guerrieri. Quindi eh, facevano paura, a parte che anche se si fossero mossi tutti i 2000 per uh, fare una resistenza, eh, diventava un problema per i popoli vicini, si sono recati in Palestina e hanno fatto fuori i popoli vicini. Quindi, eh, questo è successo perché così si faceva all'epoca, eh, quindi non voglio dare eh, condotte morali, si sono collocati in quella zona, ma erano una potenza, questo è scritto chiaramente, cioè, la, il generale di Mosè eh, era Josué e ha fatto queste cose, hanno scelto... Quella zona per particolari motivi, hanno edificato poi la, il primo tempio di Gerusalemme, poi il secondo tempio di Gerusalemme, eh, con questi rituali che non si capisce bene cosa sono, perché per tutto il Medioevo, eccetera, si è detto che il Tempio di Gerusalemme era stato realizzato in una sola giornata, realizzato sì. con le conoscenze di Iram, che era un capo massone, realizzato con i dinn che anche lì cioè la chiesa sta cosa non la dice, ma Re Salomone che eh, evocava i diavoli per farsi costruire il palazzo, insomma, è, eh. insomma eh, è un pochino eretica questa cosa, però tutti i testi antichi lo dicono, né? però nella Bibbia guardate che se uno volesse andare a fondo, io l'ho fatto, poi verrò scomunicato, cacciato, mi fucileranno, ma io sono andato a prendere i testi dei rabbini sulla Genesi e guardate che dicono tutt'altro rispetto a quello che noi leggiamo nella Genesi. Ora, i raccontini originali noi li possiamo liquidare come eh, parabole, sciocchezze, metafore, racconti simbolici. Ditemi se sto divagando troppo. No, 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 eh... vai, vai, vai. Sai, la storia di Adamo ed Eva, eccetera, eccetera, ma come erano due, poi hanno avuto due figli, Abele viene ucciso da Caino, eh, Caino va in rabondo nella terra di Node, conosce la moglie, sta moglie da dove salta fuori, se erano soltanto... Eh, ma lui eh, lo diceva ragione, però, da, non mi potete mandare fuori da qui perché chiunque mi incontrerà mi ucciderà, esatto. allora venne allora, posto io il che segno aveva? sulla fronte a Caino perché nessuno lo riconoscesse nessuno lo uccidesse. Sì. Eh, eh. Eh, ma, eh. Chi, chi eh, lo aveva pieno, no, eh, eh, no, pieno. Cioè, eh. che è, è, è insito negli scritti. No? Era pieno di sapiens, o oh, non so se erano sapiens. Comunque da qualche parte era pieno di altre persone. S sì, non di Sapiens. Il discorso che se uno... Allora, qual è la, il problema di fondo? È che la Bibbia per secoli e secoli è stata eh, tramandata oralmente. Eh, si chiamavano Tannaim, questi signori che ripetevano a memoria sì. eh, i discorsi biblici. E poi cos'è successo? Che quando gli ebrei sono stati prigionieri dei babilonesi rischiavano di vedere compromessa la loro cultura, anche perché poi tanti Gradivano le divinità babilonesi, che erano divinità sessuali, eccetera, eccetera. Allora è stato necessario mettere per iscritto i testi eh, che, che vengono attribuiti a Mosè e creare come fattore identitario, usare la religione come fattore identitario. Il bello è che, ve la faccio breve. Eh? Eh, questi rabbini, questi Tannaim, autori di testi come il libro dello splendore, eccetera, eccetera, quando hanno messo per iscritto eh, le loro cose, tra l'altro litigando tremendamente, perché poi sono create due scuole che non erano d'accordo sulle frasi, avevano detto: Uno prima di Adamo, perché questa se no sembra una storiellina scema per bambini, no? Adamo, Deva, il peccato originale, eccetera, eccetera, ma a chi gliela raccontare? dicevano: Uno. Il mondo non è stato creato in sei giorni perché il termine ebraico yom eh, significa eternità. Quindi c'erano volute sei eternità, sei periodi di tempo lunghissimi per creare questo mondo, il che è effettivamente è anche coerente con quello che dice la scienza. Due, migliaia di mondi creò il Signore prima di questo, quelli che non gli piacevano li distruggeva e gli altri li teneva. Tre, c'erano 26 generazioni prima di Adamo. Come, eh? Ecco perché quando Caino, eccetera, eccetera, incontra tutta questa eh, bella gente. 4. C'erano i giganti sulla terra, cioè, ci, ci siamo o no, 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 no. no. ci hanno oscurato? Invece, come oscurato fa a ah, parlare di okay. queste cose subito? eh subito. No, vi ho oscurato accidentalmente. Io ho toccato qua qualcosa che ah, okay. non avrei dovuto, come al solito, anche per cambiare, diciamo che erano i giganti sulla terra e siccome erano cannibali, erano feroci eccetera eccetera, ne facevano di tutti i colori, Dio decide di sterminarli, ma non li stermina tutti perché per esempio Noè ne salva alcuni, diciamo ma questo nella Bibbia non c'è, eh, no nella Bibbia non c'è, eh, però oh, li ha salvati, tant'è che uno di questi, eh, la Bibbia a nome non ce lo fa, era Nimrod, conosciuto dai babilonesi, Nimrod per gli ebrei, decide di costruire la torre di Babele. Qui poi ci ricolleghiamo a una cosa uh, che eh, dicevate voi prima, eh, ufficialmente, cioè ufficialmente, per raggiungere il cielo e uccidere Dio e vendicarsi quindi della strage fatta dai giganti. E in realtà, poi leggendo i testi dei rabbini che questo episodio non l'hanno tolto, si, si diceva che. Eh, Dio era nella torre, la torre, siccome è un resoconto che ha dei, un, un parallelo con eh, i babilonesi, era semplicemente una ziggurat, era un tempio a gradoni dove Dio andava a dormire. I sumeri, c'è cioè, cioè in tutte le storie sumere: gli dei scendevano sulla terra e prendevano posto nei templi, quindi i templi non erano case vuote, quindi nulla di più facile per uh, Nimrod di andare lì e ucciderlo. Questa è una cosa che è sparita, è sparita tutta la genia. E sì, che ci sono due racconti distinti della Genesi, due su, su tre, eh, che parlano della creazione di ermafroditi, eh, una creazione che viene benedetta e vengono mandati via. Questo è curioso perché gli ermafroditi erano molto noti. Eh, mi riferisco ai transessuali, ma a, a divinità che avevano i due sessi. Ed erano molto noti presso uh, i, i Norreni i vichinghi. Odino era uno di questi: Loki, uh, l'indovino Tiresia era a volte maschio, a volte femmina, eccetera, eccetera, e questo fa il paio con le divinità paretre che a volte comparivano come maschi, a volte comparivano come femmine, sì. esattamente come gli alieni dei contattisti. Quindi alla fine il discorso è sempre lo stesso: cioè continuano a, a manifestarsi le stesse entità una volta venivano prese per divinità. Adesso nell'era tecnologica vengono prese per astronauti extraterrestri, magari quando, se un giorno, che noi probabilmente non vedremo, eh, la scienza ci dirà che esistono molte dimensioni, il multiverso, tutto quello che volete, questi prenderanno una nuova figura. Allora, che siano loro a mascherarsi. Per il bene o per il male, un giornalista americano John Killer ha parlato di Operazione Cavallo di Troia, quindi si mascherano e ci fanno vedere quello che noi ci aspettiamo di vedere, o guarda la Madonna, o guarda un fantasma, o guarda il nonno morto, eccetera, eccetera, invece sono altro. Oppure siamo noi che a seconda della nostra rete culturale li rileggiamo in un certo modo, vabbè, questo sì. si vedrà. Però fatto sta eh. che il fenomeno nei secoli non è rimasto sempre quello, cioè, è, è cambiata la struttura. Cioè, un, un tempo eh, i Celti vedevano appunto quelli che la Chiesa chiamava le navi del diavolo che comparivano appunto sui siti megalitici che quando atterravano, lasciavano quelli che noi chiamiamo i cerchi nel grano. La Chiesa ha detto no, era il diavolo mietitore, perché poi alla fine è sì. eh, il diavolo. Però, eh, nel 500 c'erano le raffigurazioni locali dei sacerdoti druidi, quelli che avevano mantenuto ancora viva la tradizione che pregavano e si formavano i cerchi nel grano quindi alla fine parliamo sempre dello stesso fenomeno sì. non è cambiato nulla eh, diciamo che vale la pena di investigarlo magari forse più a 360 gradi cioè, poi mi rendo conto che la risposta più semplice è vabbè vengono da un altro pianeta sono come noi ma questa è la fantascienza di Star Trek cioè, sì. bella vista, sì, ci sta tanto, però. senti in riferimento sempre a quel discorso del Tempio di Gerusalemme e qualche tempo fa, tra l'altro, sono andato a cercarla adesso mentre voi stavate chiacchierando. Mi sono ricordato di una clip, di un frammento di una clip. Però l'intervento era abbastanza lungo. il Che è vera, e ci dà molto da pensare. E... Fatta da una persona che dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto, eh? cioè, lo storico, il professor Barbero Barbero, che naturalmente conoscete. Sì che ha fatto un bellissimo escurso su quella che è la ricerca archeologica sul Tempio di Gerusalemme, tirando fuori tutti quelli che sono stati gli elementi portati a riscontro dagli storici ebrei, israeliani, che hanno scavato là in quel luogo e sono scesi fino al livello di 1500-2000 anni fa, alla ricerca di questo fa famoso, famigerato Tempio. Perché appunto loro rivendicano la presenza in quel luogo perché gliel'aveva lasciata il loro dio Yahvé e quindi lì, eh, per eh, volontà divina, deve venire fuori il, il loro stato. Ve la faccio sentire questa clip perché è molto interessante. Tanto dura un minuto e mezzo, così va anche a completare bene il quadro delle informazioni che ci stiamo dicendo questa sera. Ah, aspettate, eh, sì, dovrebbe essere qua. scusate sto facendo un, un macello <ride> allora qui tempo gli storici per Vengo esempio facendo vicissario. la storia degli ebrei hanno raccontato del grande regno di israele che mille anni prima di cristo esisteva in palestina un grande potente regno con una grande città come capitale gerusalemme grandiosi edifici il tempio di salomone i suoi gloriosi re, Davide, Salomone, gli storici raccontavano questo, perché le uniche fonti che avevamo erano i racconti dell'Antico Testamento. Che sto dicendo. Poi gli archeologi israeliani hanno cominciato a scavare alla ricerca di questo grande regno e della sua grande capitale. Hanno cominciato a scavare, hanno continuato a scavare. Dopo un po' hanno cominciato a dirsi: Ma sai che qui non viene mica fuori niente. Veramente siamo arrivati allo strato di mille anni fa, non c'era niente, qualche focolare di nomadi. Dopo un po' gli storici e gli archeologi israeliani hanno cominciato a dirlo, che loro stavano trovando questo. Ovviamente i politici israeliani non sono stati contenti, e neanche l'opinione pubblica. Ma, e va detto a imperituro onore degli archeologi israeliani, gli archeologi israeliani sono andati avanti e hanno dimostrato che il grande regno di Israele mille anni prima di Cristo non è mai esistito. Non c'era Gerusalemme, non c'era il Tempio di Salomone, non c'era niente, solo dei nomadi che vagavano nella steppa. Va bene, ci fermiamo perché può essere sufficiente, poi naturalmente l'intervista è molto più completa <ride> di questo, no? <ride> Allora. Cioè, è il periodo giusto per uh, tirare fuori queste cose. Grazie, no, perché per... io me li ricordo queste robe qui. Poi, quando naturalmente incontro persone come Alfredo, che hanno anche una solida preparazione teologica, e ci, ci fa capire quanto poi noi, noi ci affidiamo a dei racconti che possono tranquillamente non essere veri, e, e quando si fa ricerca seria viene fuori tutt'altro adesso può darsi che qualcuno dica vabbè ma il professor Bamberio è un antisemita che non c'entra niente poi. però è possibile che venga imputato di tutto ormai a questo punto nel mondo il contrario è possibile che venga fuori anche questa roba qui Alfredo hai Io... sentito vorrei... hai sentito no? sì vorrei aggiungere una sì. cosa così dobbiamo scusate che che Gerusalemme è importante anche nell'Islam, perché è in vita di Maometto, ricordiamoci che eh, l'Arcangelo Gabriele, eh, quando preleva no, eh, Maometto per, per, per incontrare Allah, poi lo porta, anche lì probabilmente c'è un e eh, lo porta a vedere la Gerusalemme. E Maometto la descrive dall'alto, no? Cioè, mm. lui vede... La vede nella sua completezza quindi già ci immaginiamo cioè anche, anche la storia di Maometto e eh, eh, come è stato trascritto il Corano, è molto interessante perché ha tante implicazioni che si possono eh, raccontare con la chiave di lettura ufologica: tantissime. Poi, queste no? quando attraversa tutti questi cieli, dove incontra tutti i profeti antico testamentari, insomma, è molto molto interessante. Però Gerusalemme. Ha un significato anche per Islam, molto importante. Va bene, <ride> a te, per la chiusura, dai, che siamo, siamo arrivati. A te, per un passaggio finale, una chiusura, vai, vai. Alfredo, Beh, guarda. Allora, il discorso di fondo è, è che l'unica fonte è la Bibbia. Sì. Quindi non è che ci sono fonti storiche eh, collaterali tipo dei Romani, eccetera, eccetera. Sì, ci sono, ma sono eh, cose tarde. E, e... Il regno di Israele, lì bisogna prendere per vero quello che ha detto Mosè, che tra l'altro non è nemmeno sicuro che sia l'autore del, del Pentateuco, cioè dei primi cinque libri della Bibbia che noi condividiamo con gli ebrei e che peraltro sono diversi da quelli cristiani eh, come traduzione, eh, anche perché a un certo punto Mosè descrive la sua morte, quindi ovviamente non li ha scritti lui, eh, li ha scritti anche, si pensa al profeta Estra che, è stato, che nei primi secoli dopo Cristo veniva accusato di aver falsato le sacre scritture per dare una identità. Popolo ebraico, quindi mettendo cose che non c'erano, nonché altri due autori che sono rimasti eh, sconosciuti. È chiaro, loro l'hanno raccontata a modo loro, insomma, perché, cioè, andando a scavare quelle cose non si sono trovate. Cioè, Paradossalmente, si sono trovate più cose con eh, i musulmani. Cioè, ci sono le storie dei profeti di Al-Tarafi, che racconta del popolo di Had che, che si trovava nel, nell'Oman, eh, che erano dei giganti, che erano cattivi perché pregavano gli altri dei Allora, Hud, che eh, in pratica è quello che è il primo che ha parlato arabo e che ha dato il via alla genealogia degli Yemeniti, eh, tra l'altro. Yemenita era anche la regina di Saba che, che si ritiene fosse poi la, la compagna di Re Salomone Salomone, certo. eh, eh, esatto? L che lui andò ad di, che lui. si è ritirato in, Et in Etiopia, dove sembra che era stata costruito esatto. l'arca dell'alleanza, eh. tra l'altro, una storia e c'è tra l'altro, quel bellissimo libro di un italiano che sembra adesso, Pinkerle. Mi sembra che si chiama che ha. Lavorato su questa chiesa copta dove si era poi. Sì, Mm. Eh, do, topta, sì. insomma, che, che, la chiesa di Axum, dove non ti fanno entrare perché la gula esatto. il cioè, sacerdote locale, non fa passare nessuno. Sì. Eh, il guaio sì. che ogni chiesa etiope, sono 400, ha una copia dell'arca dell'alleanza. Quindi, sì. va a sapere qual è. Nella Bibbia c'è scritto che l'arca dell'alleanza in realtà era stata murata in una grotta e poi gli ebrei non sono più riusciti a ritrovarla. Quindi, va a sapere qual è la versione eh, corretta. Addirittura c'è un bassorilievo a Roma che mostra le legioni romane dopo che aver sconfitto e distrutto il tempio di Gerusalemme l'aveva portata a Roma c'è l'imbarazzo della scelta in Vaticano, in Svizzera l'avevano trovata i nazisti l'ha trovata Indiana Jones quindi ce l'è per tutti i gusti Tornando un e attimino alla nostra storia dei profeti, <ride> profeti c'è Hood che va da questi giganti, li, li, li ammonisce di abbandonare il politeismo, quelli gli fanno un pernacchio e lo mandano via, allora lui li maledice e per sette giorni, e, anzi per otto giorni e sette notti, da una nube arrivò un vento fortissimo che eh, in pratica distrusse le mura ciclopiche eh, di questa città che si chiamava Irem, che tra l'altro... Ispirato anche i racconti horror di Lovecraft, uh, i giganti che erano fuori diventarono pietre nere. Questo mi fa pensare un po'. A Sotto Megumon, mi fa pensare a un'esplosione atomica. Questa storia sembrava tutta una panzana, viene citata anche nelle Mille una Notte, figuriamoci. Lawrence Darab era andato a cercare eh, la favolosa Irem o Ubar, la chiamavano anche Ubar, l'Atlantide del deserto fra lo Yemen e l'Oman, alla fine l'hanno trovata veramente, hanno trovato scavando dove c'era eh, un... Un'antica fortezza, quindi nello strato inferiore, gli archeologi nel 1992 hanno trovato il muraglione, hanno trovato otto torri, hanno trovato decine e decine di magazzini, hanno dovuto usare i satelliti per identificare la zona perché era il punto d'incrocio di tutte le carovane che andavano in quell'area. E quelle mura erano state sbriciolate veramente da qualcosa che non è stato mai spiegato. Poi la spiegazione ufficiale è stata: ma si, sì, sai, l'avevano costruita so sopra una grotta, sotto c'era l'acqua. La grotta è crollata, cioè, oh, eh, wow, e allora wow. io mi preoccupo perché Milano è tutta, è, è, è tutta sopra fiumi che sono stati coperti. Quindi <ride> si è rischio, si è rischio, si è rischio. Eh, però per dire, certe storie che sono state tramandate sono vere perché l'archeologia le ha potute verificare, sono state esatte, corrette, eh, così come sono stati trovati gli scheletri di giganti in tutta quell'area che era poi la penisola arabica e addirittura in Marocco, eh, ad Agadir e a Infritissa dove hanno trovato delle scuri gigantesche eh, che, che pesavano 8 kg luna, quindi erano enormi e potevano essere impugnate solo da mani gigantesche. E sul discorso di eh, Gerusalemme, insomma, no, senza offendere nessuno, per carità, poi siamo in una situazione politica molto brutta, sì. eccetera, però eh, gli ebrei l'hanno raccontata a modo loro, perché insomma il Mar Rosso sembra una cattiva traduzione, era il mare delle canne, quindi non è come nel film certo Nestolo che prega e sì. che si dividono le acque, è ah. passato semplicemente... Eh, una mare zona balustre, lagustre. Sì, sì, esatto, sì. quindi più mi, mille altre cose che effettivamente non tornano, quindi poi le piaghe d'Egitto, insomma, si sa che i racconti antichi venivano gonfiati a uso e costumo eh, della propaganda, quindi ci sta anche che il tempio originale non ci sia se lo siano inventato, poi... Sì. Carità, vediamo, vediamo, come evolve, eh. vediamo come evolve questa situazione. Eh. Va bene, allora Elisabetta... Ah, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, <ride> era una puntatona. <ride> sì, infatti, infatti, infatti. Vabbè, ma vuoi Ludo... vincere facile con Alfredo? Vinci facile, eh, chiave. Lo so, lo so, lo so. Ogni volta ci regala una puntata strepitosa. Aggiungo un'ultima cosa. Sì. Che quell'immagine quell di essi vivono del Presidente degli Stati Uniti, voglio dire. È perfettamente, cioè mi sembra di vedere Biden praticamente. Ce la rivediamo, mi fatto... ce la rivediamo. Dai, solo che Biden, nel se... ma adesso senza bisogno di maschere, anzi, forse la sua maschera è un po' lisa perché assomiglia sempre di più a, a questo. A questo qua, <ride> <ride> tu, come sai, Biden lo chiamano Rimban Biden perché tanto Biden. Studio... lo chiamiamo anche noi Rimban Biden Lo chiamiamo, cioè... <ride> sì. quindi. <ride> no. questo non oh. era tanto rimbaiden questo da quel che mi ricordo no, però no, diciamo no, che nelle finezze no, no. assomiglia sempre di più a questo qua quindi fra un po' chissà, lo vedremo così eh. quindi, a parte questo eh, grazie Alfredo bellissima puntata vedo che c'è ancora tanta gente insomma, collegata quindi so che vi è piaciuta mi raccomando approfondite tutti questi temi soprattutto recuperate i film di Carpenter e... Ehm, il libro di... di Alfredo. E i libri di Alfredo, facciamo rivedere quelli che abbiamo citato oggi, che sì. sono molto interessanti, tra l'altro della stessa casa editrice, sì. eh, che, eh, dove potrete trovare ulteriori informazioni rispetto a quello che abbiamo detto questa sera. A ah, questo, questo attenzione, preparatevi perché <ride> scomunica. Cura, garantito. Eh. Ma, ma qua siamo tutti scomunicati, non abbiamo problemi. Sì, no. <ride> grazie a tutti, davvero grazie mille. E noi ringraziamo voi, ringraziamo Elisabetta per aver organizzato la serata e ringraziamo Alfredo. E niente, io farei tutte le sere con te una puntata perché veramente sei una fonte eccezionale di informazioni. Poi riesci a ricucirle fra di loro con questa maestria. E insomma, ti vorremmo oh. vedere più spesso protagonista di inchieste come è stata quella inchiesta andata in Rai sugli UFO. E lì hai contribuito non poco a creare un documento di straordinario interesse. A febbraio, a febbraio eh. mi vedrete da Giacomo. Benissimo, benissimo, Parliamo del, dell'UFO di Mussolini. Quindi, del 36. Oh. Sì, bravo. Sì. Oh. Ok, oh. che poi ottimo. sembra essere finito nelle mani di Hitler. Comunque, se ne è liberato, sei nelle mani dei tedeschi. Vabbè. Sì, esatto, esatto, è vero. <ride> okay. eh, ma noi tutte le cose no, buone le diamo agli altri. diamo agli altri tutte le cose. Buone. <ride> no, mi sembra giusto. Va bene. Allora, prima di salutarci, andiamo a vederci che cosa c'è in programma domani sera. Sono in compagnia dell'amico Giulio Candiolo. E abbiamo preparato, anzi ha preparato lui, però io ho potuto vedere il mediometraggio su questa persona, è un documento bellissimo, domani vedremo delle clip, parleremo della storia di un poeta che ha avuto una vita un po' travagliata, ma ce ne parlerà lui domani, e oggi va in giro per i paesi della Lucania a consegnare poesie una storia incredibile poesie nella bottiglia stiamo parlando di Carmine Donnola l'urlo del folle eh, domani sera alle 21 Guardatela perché veramente è una storia di una persona oltre confine. Domani sera alle 21, sempre qua. Poi a noi ci piace, a me particolarmente, ci piace tantissimo portare storie che sono veramente al limite. Non vedreste da qualche altra parte. Questo è poco come sicuro. Va bene, grazie Alfredo, grazie Elisabetta. Vi abbraccio sempre in gambissima. Noi ci vediamo domani alle 21. Siate guerrieri ed estate guardinghi. Un abbraccione. Ola, ciao.